Dichiaro aperta la seduta del Consiglio Comunale. Nomino scrutatori per la seduta i consiglieri Isena Persson, si ferma, sì, Orsola Chiaradia e Gregorio Martino. Risultano assenti i consiglieri Emanuele Roperfido e Mauro Tavella. Non ho comunicazioni. Arriva in ritardo il consigliere. È assente? Assente anche Daniela Giusto. Comunico che, ai sensi dell'articolo 30 del regolamento del Consiglio Comunale, il verbale della seduta precedente è messo a disposizione dei consiglieri, anche in formato digitale, e che può essere consultato anche con l'ausilio del computer presente in seduta consiglieri. Qualora entro la fine della seduta non siano sollevate eccezioni, il verbale si intende approvato senza votazione. Signori, do comunicazione delle decisioni per quanto riguarda l'ordine dei lavori assunte in conferenza dei presidenti dei gruppi. Inizieremo con la trattazione delle 6 interrogazioni iscritte all'ordine del giorno, dopodiché esamineremo le deliberazioni in ordine cronologico, perciò inizieremo dalla deliberazione, proposta di deliberazione numero 11, piano di classificazione acustica, dopodiché esamineremo le successive, la 12, la 13, la 14, la 15. I lavori si chiuderanno alle 22:30. Se ci dovessimo trovare al momento delle dichiarazioni di voto, come sapete, bisognerà portare a termine l'esame della deliberazione. Se i lavori non saranno conclusi nella serata, il Consiglio è già stato riconvocato per mercoledì prossimo alle ore 18. Bene, allora iniziamo dalle interrogazioni. No, era stato proposto in sede di in commissione capigruppo, era stato proposto di modificare l'ordine, poi alla fine invece la commissione ha deliberato l'ordine cronologico. Ci sono comunicazioni? Non ci sono comunicazioni da parte del sindaco. Pertanto esaminiamo l'interrogazione numero 17 presentata dal consigliere Martino. Oggetto: vendita e acquisto libri scolastici usati. Il sottoscritto Gregorio Martino, consigliere comunale del gruppo consigliare del Partito Democratico, premesso che, come ogni anno, con l'avvio dell'anno scolastico si propone per le famiglie il problema dei costi da sostenere per far fronte alle necessità dei figli, in particolare per quel che riguarda il costo dei libri di testo e dei dizionari. Tralasciando i casi previsti dalle norme regionali per la cessione dei libri di testo in comodato d'uso gratuito, per i restanti casi il costo è via via negli anni aumentato fino ad arrivare nel 2015 ad una cifra di circa 550 euro a famiglia, tra libri di testo e dizionari, e fino a circa 1000 euro l'anno se aggiungiamo il costo per zaini, astucci, quaderni e altro materiale scolastico, dati statistici rilevati dalle associazioni dei consumatori. Tali costi, in un periodo molto difficile dal punto di vista economico per le famiglie, sono in molti casi non sostenibili o comunque con gravi ripercussioni per il bilancio familiare. Per venire incontro alle famiglie, in particolare quelle più in difficoltà, più bisognose, più numerose, l'amministrazione comunale potrebbe porre in essere delle iniziative per facilitare sia l'acquisto che la vendita dei libri scolastici usati, ancora in vigore, facendo incontrare domanda e offerta. Inoltre, i libri di testo non più in vigore potrebbero essere recuperati e messi a disposizione del CPA, Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti, delle biblioteche esistenti nei quartieri o delle associazioni di volontariato per la cessione gratuita ai cittadini interessati, in particolare stranieri, ed evitare così che vadano al macero. Tutto ciò premesso, sottoscritto consigliere interroga il sindaco e l'assessore competente per sapere se nell'ambito del settore politica e sociale e o istruzione si possa avviare tale iniziativa per il prossimo anno scolastico ed eventualmente con quali modalità si intende percorrerla. Consigliere Gregorio Martino. Prego, assessore. Ok, grazie Presidente, grazie Consigliere. Allora, io rispondo subito, credo alla cosa che a lei interessa di più, che è il punto 4, che cosa fa il Comune per venire incontro a,
a questa alle persone in difficoltà, alle famiglie più bisognose. Allora, quest'anno, e poi su questo entrerà nel dettaglio un po' meglio l'assessore Cataruzza, abbiamo dato un patrocinio, la cultura ha dato un patrocinio a un'associazione che consentirà lo scambio di libri usati presso la biblioteca, quindi l'intervento del Comune su questo c'è stato. Volevo però ricordare una serie di attività che il Comune ha fatto anche negli anni passati e che cosa è intervenuto nel frattempo. Allora, noi diamo alla scuola primaria la gratuità completa che è a carico del Comune e corrisponde ad un importo di 75.000 euro. Nelle scuole secondarie noi abbiamo dato fino al 2013, siamo intervenuti direttamente con le famiglie, fino a 35.000 euro. Oggi con la legge 10 questi 35.000 euro sono messi a disposizione non più dei singoli ma della classe, sempre per l'acquisto di materiale didattico. Nel frattempo è intervenuto un decreto ministeriale, il 781 del 2013, da parte del Ministero, dal MIUR, che prevede una riduzione dei tetti di spesa per l'acquisto dei libri nuovi, diciamo di primo acquisto, del 10% per quanto riguarda tutti i testi e del 30% per quanto riguarda i testi che hanno il materiale digitale accompagnato, che oggi sono praticamente tutti. La Regione ha introdotto nel 2000 il comodato d'uso gratuito e inoltre entro il 6 maggio si può presentare domanda per ottenere sulla base dell'ISEE una riduzione sull'acquisto dei libri di testo sui primi acquisti di 100, che corrisponde a 175 euro per le prime classi per quanto riguarda la secondaria di primo grado, di 200 euro per quanto riguarda la secondaria di secondo grado e di 100 euro per le classi successive per quanto riguarda la secondaria di primo grado e di 125 per le successive della secondaria di secondo grado. Inoltre noi abbiamo sempre sostenuto e favorito lo scambio di libri usati presso le scuole, questo avviene in molte scuole dei nostri quattro comprensivi. E ricordo ancora, oltre allo scambio di cui vi parlerà adesso l'assessore Cataruzza, che non solo il Comune ma anche la Provincia è intervenuta nel tempo attraverso il microcredito, proprio concedendo dei prestiti molto agevolati alle famiglie per l'acquisto dei libri di testo. Grazie. Della domanda. Inizio di marzo di quest'anno l'associazione Onlus, il nostro pane quotidiano, si è incontrata con l'assessorato alle politiche giovanili per organizzare le giornate di libero scambio del libro di testo usato e quindi creare quello che è il famoso mercatino del libro usato. Questa forma di collaborazione che vedrà la partecipazione attiva appunto del Comune, ovviamente in supporto e in ausilio a quello che è l'attività svolta dall'associazione in questione, attraverso quello che è un supporto di carattere logistico e informativo. Difatti noi, oltre ad allestire gli spazi e a dare la disponibilità del chiostro della Biblioteca Multimediale di Pordenone, faremo tutta una serie di attività concordate, concertate e condivise con l'associazione al fine di far sì che questa iniziativa possa avere la più ampia diffusione da un punto di vista informativo e anche la più grande attenzione in generale da parte del mondo della scuola. Per cui abbiamo promosso un incontro con i dirigenti delle scuole per illustrare le iniziative e richiedere loro di diffondere poi l'iniziativa stessa attraverso i siti internet delle scuole. Avremo un incontro con il referente della Consulta degli studenti allo scopo di coinvolgere i ragazzi stessi nella promozione e nell'animazione dell'iniziativa e ci linkeremo con il sito internet del Comune, con i social media per diffondere l'iniziativa e poi ci sarà il coinvolgimento appunto dell'Informa Giovani per la raccolta delle iscrizioni e per il coordinamento dei diversi giovani che dovessero poi valutarne la partecipazione. Oltre a questo, come ho detto precedentemente, c'è tutto sulla parte di supporto nella logistica dove in qualche modo cercheremo di dare il massimo della collaborazione affinché l'iniziativa riesca al meglio.
Grazie Assessore. Prego Consigliere Martino. Grazie Presidente. Ecco, in merito alla mia interrogazione mi fa piacere sentire che tutta quella serie di iniziative che sia l'assessore Rubino sia l'assessore Cattaruzzo hanno poco fa così esplicitato. Io ho fatto questa interrogazione perché il problema è un problema molto sentito, chiaramente non solo a Pordenone ma in tutta Italia. Sappiamo che ogni anno ad inizio anno scolastico c'è questo problema per le famiglie, chiaramente coinvolge anche la nostra comunità e il nostro territorio. Così l'interrogazione era intesa a capire appunto se c'era la possibilità di attivare presso le politiche sociali o l'assessorato all'istruzione questo scambio, questo incontro di domande e offerta, perché sappiamo tutti che all'inizio dell'anno i ragazzi cercano così di vendere i propri libri che non utilizzano più, e naturalmente ci sono quelli interessati a fare, però è un periodo limitato che non riesce così a soddisfare un po' le esigenze di entrambi. Io ci sono passato perché ho due figli che sono stati a scuola e quindi questa esperienza l'ho vissuta anche indirettamente o direttamente. Vedo che comunque ci sono delle iniziative meritevoli in questo senso che l'amministrazione comunale ha fatto e che spero che continuino anche poi nel prosieguo così dell'attività dei settori interessati. Quello della diminuzione dei libri di testo, sì è vero Assessore Rubino che il MIUR ha incentivato ultimamente, anzi precisamente nel 2014-2015, la riduzione della spesa del 10-30% a secondo se i libri sono anche di natura informatica, digitale. Però 10-30% sono sempre come dire, degli importi che vanno a beneficio delle famiglie, ma sappiamo che specialmente quelle più numerose, dove la spesa si raddoppia o comunque a seconda il numero dei figli che si hanno nelle scuole, e le cifre che si vanno a spendere sono cifre importanti. Mi fa piacere anche sapere che c'è un coinvolgimento delle associazioni ONLUS, diceva l'assessore, quella del Nostro Pane Quotidiano, che favorisce questo scambio. Sì, mi pare anche lodevole il fatto di dare pubblicità non solo attraverso il sito del Comune, ma come è stato detto anche attraverso altre iniziative degli istituti coinvolti. Quindi spero appunto che si dia la maggiore informazione possibile anche tramite Informa Giovane o comunque anche attraverso gli insegnanti stessi, perché tante volte la comunicazione tra scuola e famiglia avviene anche in maniera diretta così. Rispetto all'interrogazione, e quindi sono soddisfatto diciamo, della risposta, mi preme anche riprendere un attimo la questione legata ai CPA, il Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti. Sappiamo che ci sono, io adesso non ho qua i dati, li avevo, ma sono comunque numeri importanti che il CPA ogni anno svolge con gli adulti, in particolare gli stranieri. Credo che magari un piccolo sforzo si possa fare nella direzione appunto di incontrare queste necessità appunto degli stranieri che si approcciano per la prima volta alla lingua italiana, e magari libri che per noi riteniamo inutili, quelli anche più semplici, anche di scuola elementare, porre in essere quell'iniziativa per reperire queste disponibilità che sicuramente le famiglie hanno, perché tante volte questi libri vanno a finire nei cassonetti, e magari raccoglierli proprio per distribuirli attraverso le associazioni che avete detto e anche con i canali
diciamo quelli ordinari degli istituti, ecco, e favorire l'incontro con gli stranieri nella cessione di questi libri, che per loro credo sia fondamentale, perché gli viene data la Costituzione italiana, però penso che anche queste cose più semplici, quali libri di grammatica, di storia, eccetera, perché loro frequentano i corsi, ad esempio, per il conseguimento della lingua italiana di livello A2, A1 o A2, però imparano delle nozioni che sono quelle cosiddette di sopravvivenza e non, come dire, e magari non approfondiscono quello che invece sono a tanti altri aspetti che nei normali e ordinari libri scolastici invece vengono riportati. Grazie. Grazie consigliere. Interrogazione numero 18. Interrogazione sulla situazione del campanile San Giorgio. Considerato che il campanile è un simbolo storico irrinunciabile per la città, il sottoscritto interroga l'amministrazione per sapere quanto sia effettivamente grave la situazione, che cosa l'amministrazione ha messo in campo per riuscire a salvare il campanile. Firmato Riccardo Piccinato. Do la parola all'assessore Moro. Moro, prego, assessore. Grazie. Mi permetterò di leggere, visto che la domanda è molto tecnica, la relazione che il dirigente dei lavori pubblici, l'architetto Guido Luttmann, ha inviato all'assessore della protezione civile regionale per informarlo della situazione, dove si trova l'elencazione delle problematiche e ovviamente, essendo questa una comunicazione fatta dal Comune di Pordenone all'assessorato alla protezione civile, c'è in parte anche la risposta al secondo quesito. Oggetto, parrocchia di San Giorgio Martire, relazione sulla situazione di pericolo della parte sommitale del campanile e stima del costo per la messa in sicurezza. In data 1 aprile 2016, Monsignor Roberto Laurita, parroco e legale rappresentante della parrocchia San Giorgio Martire, ha segnalato al sindaco del comune di Pordenone la situazione di pericolo della parte sommitale del campanile ed ha invitato lo stesso sindaco ad adottare con la dovuta tempestività i necessari provvedimenti a salvaguardia della pubblica incolumità. Alla nota è stata legata anche una relazione tecnica del 31 marzo 2016 a firma dell'ingegner Sergio Dell'Anna di Pordenone, nella quale sono descritti in dettaglio i problemi riscontrati. In particolare si evidenzia che, con riferimento alla parte sommitale, sia degli elementi strutturali, pilastri, travi, mensole, solette, che ornamentali, cornici e decori, sono interessati da condizioni di diffuso degrado del calcestruzzo, con quadri fessurativi anche importanti e gravi, e con messa in luce e corrosione dei ferri d'armatura, che ne hanno ridotto in misura significativa la resistenza e la stabilità. In particolare appare critica e soggetta a pericolo di crollo la statua di San Giorgio, vincolata al globo sottostante, pur realizzato in calcestruzzo e pareti sottili, mediante due tubi di ferro fortemente corrosi. A seguito di un incontro tecnico svoltosi con urgenza nel pomeriggio dello stesso giorno, Monsignor Roberto Laurita ha trasmesso una seconda nota nella quale, recependo quanto definito nel corso della riunione, descrive i seguenti interventi da assumere. Al fine di rimuovere in via prioritaria la causa del pericolo segnalato, si ritiene necessario procedere alla rimozione della statua di San Giorgio, previa installazione di ponteggio di protezione della parte sommitale. Occorre delimitare l'area circostante del campanile per estensione stimata dall'ingegner Sergio Dell'Anna in 5 metri dalla base ottagonale del campanile stesso. La durata dei lavori di messa in sicurezza è stimata in 40 giorni naturali e consecutivi. Conclude la nota chiedendo idoneo provvedimento viabilistico propedeutico all'inizio del cantiere. Di conseguenza, in data 2 aprile 2016, è stato emesso provvedimento viabilistico da parte del comandante del Corpo Intercomunale di Polizia Municipale, con cui è stato disposto, a tutela della pubblica incolumità, il restringimento della carreggiata nell'area con termine al campanile, così come indicato dall'ingegner Dell'Anna, per permettere alla parrocchia di eseguire i lavori di messa in sicurezza. Nello stesso giorno si è provveduto a transennare la zona e installare la segnaletica stradale prescritta dall'ordinanza.
L'importo dei lavori finalizzati alla messa in sicurezza della parte sommitale del campanile, che riguardano l'installazione di parapetti e ponteggi e la rimozione della statua di San Giorgio, ammonta presumibilmente ad euro 40.000, come indicato in via preliminare dell'ingegner Sergio Dell'Anna. Quindi, al primo quesito c'è una descrizione molto dettagliata che è stata fatta il lunedì successivo alla segnalazione alla Regione, e per quanto riguarda l'intervento, quello che sta facendo l'amministrazione, è stata fatta questo invio. So che il Sindaco ha avuto dei contatti anche con la Regione, al limite non so se vuole aggiungere qualcosa, altrimenti per me è sufficiente. Sì, oltre la parte di analisi tecnica formale, ovviamente un lavorio più informale è stato fatto a livello regionale con l'assessore Paolo Panontin e quindi il canale della protezione civile, perché esistono dei precisi punti in cui la protezione civile sicuramente non si tirerà indietro. Se quindi questa iniziale tipo di intervento verrà quindi fatto e si sono trovati i modi per risolvere questo problema, resta poi il problema della manutenzione complessiva, no? Che è un qualche cosa di molto più complesso, di molto più costoso. Allora, quello che io voglio lasciare come traccia è che, visto che il campanile di San Giorgio è uno dei simboli della nostra città sul serio dal punto di vista dell'identità, adesso a me non restano dal punto di vista amministrativo che una manciata di giorni, ma questo non toglie che la pressione verso le controparti politiche regionali e chi in questo momento sta amministrando la regione non possa essere fatto con costanza e anche con un certo formalismo dal punto di vista della richiesta. Cosa che ho già fatto in più occasioni, ma che nel momento in cui questo primo intervento sia stato alla fine ultimato o comunque sia in fase di avanzata ultimazione, dovrà per forza prevedere un momento di confronto per capire il resto dei soldi e il progetto, insisto, non un progetto a breve termine evidentemente, ma comunque il progetto complessivo, come possa essere affrontato, perché non possiamo pensare che questo monumento così singolare e così rappresentativo della nostra comunità possa essere in qualche modo messo in discussione. Quindi io mi faccio carico, sicuramente chiunque dopo dal punto di vista amministrativo sono certo che avrà la stessa determinazione e la stessa pressione per far sì che le cose vengano poi continuate e ultimate se non fatte. Grazie. Prego, consigliere. Grazie, Presidente. Sì, mi dichiaro parzialmente soddisfatto perché comunque ho percepito una certa attivazione dell'amministrazione riguardo al problema e ritengo che siano stati fatti i primi interessanti passaggi per portare a una risoluzione effettiva del problema. Dispiace però che alla fine questo Paese si arrivi sempre alla gestione dell'emergenza, perché il problema del campanile San Giorgio era già noto da parecchio tempo e quindi mi domando perché non ci si sia attivati prima. Quindi io ricordo già parecchi mesi fa, se non addirittura un anno, che c'era la prima pagina dei giornali che con il problema del campanile, e quindi sì, però era collegato, voglio dire, quindi domando perché non si sia agito prima. Comunque ripeto, mi dichiaro parzialmente soddisfatto perché comunque finalmente l'amministrazione si è attivata e credo nei limiti del possibile che quanto possa fare lo stia facendo. Grazie. Grazie, consigliere. Consigliere Dal Mas, c'è un'interrogazione presentata come primo firmatario dalla consigliera Piccin. Ah, sì,
arriverà, non arriverà, lo esaminiamo dopo. Procede pure con la risposta. Sì. Interrogazione, morosità incolpevole. I sottoscritti consiglieri comunali Mara Piccin e Franco Dalmas. Premesso che il 2016 sarà un anno sensibile per le politiche abitative, perché se da un lato l'economia sta dando qualche segnale di ripresa, dall'altro chi ha beneficiato negli ultimi 2 anni di ammortizzatori sociali rischia di trovarsi senza paracadute e senza lavoro. È rilevato che tale situazione potrebbe in qualche modo riflettersi sul pagamento degli affitti e quindi accelerare di fatto situazioni di sfratti anche esecutivi che comportano l'uscita forzata dalle persone da abitazioni che da molto tempo non riescono più a pagare l'affitto. Dato atto che lo Stato ha istituito un fondo per la morosità incolpevole, ovvero per quelle famiglie che si trovano con l'avvio di un procedimento di sfratto dovuto a una perdita di reddito generata dalla mancanza improvvisa del lavoro o da una malattia o comunque da motivazioni indipendenti dalla volontà delle persone, visto che la Regione, recependo provvedimento nazionale, ha messo a disposizione un fondo per il capoluogo di provincia e alla città di Pordenone per il 2015 sono stati assegnati 262.384 euro, fondi che avrebbero dovuto coprire, tenendo conto che l'importo massimo assegnabile ai richiedenti era pari a 8.000 euro, una trentina di richieste. Considerato che il Comune di Pordenone per l'anno 2015 ha avviato, tramite la pubblicazione di un bando, la procedura finalizzata a individuare gli inquilini cosiddetti morosi incolpevoli, quegli inquilini cioè che non sono in grado di pagare il canone di affitto a causa di importanti riduzioni del reddito disponibile, in applicazione del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14 maggio 2014, attuazione all'articolo 6,5 del decreto legge 31 agosto 2013 numero 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 numero 124, morosità incolpevole, e del decreto numero 19.246 del 20 giugno 2015 del direttore del servizio edilizia della Direzione Centrale Infrastrutture, Mobilità, Pianificazione Territoriale, Lavori Pubblici, Edilizia della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, e che tale bando ha ricevuto solo 3 richieste, una inammissibile, le altre 2 comunque inadeguate per requisiti. Sentite le dichiarazioni dell'assessore alle politiche sociali, Vincenzo Romor, visto il numero delle domande e considerato il fatto che quelle arrivate non erano adeguate, ci siamo chiesti se il problema non sia piuttosto nella norma di base. Siamo in attesa di sapere dalla Regione se anche nelle altre città ci siano state le stesse difficoltà. Questo per capire se c'è un problema nella legge o se invece è una questione nostra. Teniamo conto che da noi il problema degli sfratti esiste e quest'anno la situazione potrebbe essere complicata dalla conclusione degli ammortizzatori sociali per più di qualcuno. Tutto ciò premesso e considerato, interroga il sindaco e l'assessore comunale competente per sapere 1. Se l'amministrazione comunale è al corrente delle motivazioni per le quali il bando per il sostegno alla morosità incolpevole è andato quasi deserto. 2. Se l'amministrazione comunale ha dato adeguata pubblicità al bando. 3. Se viene al Comune di Pordenone un monitoraggio delle famiglie che si trovano in situazioni di disagio con riferimento al pagamento dell'affitto della propria abitazione, rientranti nella definizione di morosi incolpevoli. 4. Qual è lo stato dell'arte e se tali contributi non assegnati possono rimanere nella disponibilità del Comune con la possibilità di riaprire i termini per un nuovo bando di assegnazione o debbano essere istituiti all'amministrazione regionale. 5. Quali siano le previsioni per l'anno 2016. Firmato Mara Piccin, Franco Dalmas. Assessore Romor, prego per la risposta. Grazie per la domanda. Eravamo già in una condizione di condivisione di problemi con i consiglieri proponenti questa domanda, proprio perché a richiesta abbiamo riferito che non era stato possibile assegnare nessuna possibilità di aiuto ai 3 richiedenti. Il problema è stato mandato anche alla Regione sulla tecnica di questa assegnazione e soprattutto sulle criticità riguardanti il periodo lungo del bando e i tempi, immaginando da parte vostra anche come la morosità incolpevole sia un evento molto improvviso e non si può prevedere anzitempo il problema. Quindi la legge regionale secondo noi ha una criticità in funzione del tempo, ha una criticità in funzione dell'assegnazione e ha una criticità in funzione appunto alla caratteristica stessa del bando. I soldi noi li abbiamo rispediti
in regione come da richiesta fatta dai nostri funzionari e quindi non è possibile adoperarli per altri aiuti. L'unica cosa è, immagino che questa domanda abbia un riflesso da mandare alla regione, sia proprio quello di dire il prossimo bando dovrà tener conto di queste criticità per poter assegnare questi soldi che non sono stati assegnati mentre abbiamo avuto dei casi di morosità incolpevole. Alla domanda se noi conosciamo tutti i casi di morosità incolpevole o quanti ne conosciamo, non possiamo rispondere perché non è stato possibile evidenziarli. Per la natura stessa di quello che si diceva prima, nel senso che oggi una famiglia sta bene, domani arriva la perdita del lavoro ed entra in criticità, soprattutto col pagamento dell'affitto. Quindi di quelli che abbiamo saputo sono stati circa una decina i casi, dei quali sette avevano le condizioni evidentemente che non rientravano nel bando, gli altri tre che erano dubbi e arrivavano appena appena, due poi alla verifica si sono dimostrati che non avevano le caratteristiche per il bando, e il terzo caso poi a Trieste non è stato possibile neanche mandarlo perché è stato escluso anche quello. Quindi la legge è una legge complicata che non riesce a dare risposta alla realtà stessa della legge. Non siamo noi che siamo inadempienti, ma forse bisognerà suggerire alla Regione di semplificare le cose per poter dare aiuto, in questo caso soltanto, ai morosi incolpevoli. Non prendo atto della vostra interrogazione, che era già stata fatta in tempo passato, alla quale avevo risposto tecnicamente. Questa è una questione politica che dobbiamo trasferire alla Regione. Grazie. Grazie Assessore. Prego, consigliere Dalmas, può dichiarare se si ritiene soddisfatto. No, ringrazio l'assessore Romor, devo dire che la questione l'ha seguita. Però mi permetta, non dico mi consenta che sarebbe fuori luogo, mi permetta anche di dire che questa è l'Italia, no? Cioè, nel 2013 con il decreto sull'IMU, con decreto legge, quando qualcuno pensava che saremmo usciti dalla povertà tutti quanti, incipiente, si inventa questa questione del fondo istitutivo della cosiddetta morosità incolpevole. Ben inteso, lodevole come iniziativa. E assegna per ciascuno degli anni a venire una dotazione di 20 milioni di euro. Poi successivamente viene integrato il fondo al punto tale che le risorse assegnate per la morosità incolpevole nell'anno 2015 sono 32 e rotti milioni di euro. Come vengono distribuiti? 30% ad alcune regioni, 70% ad altre regioni, tra le quali la nostra. E parametrate al numero di sfratti esecutivi nella Corte d'Appello di Trieste. Corte d'Appello di Trieste che al 2013, l'anno di riferimento, aveva qualcosa come, facciamo una sintesi di questo, cioè sostanzialmente aspettava la Regione Friuli Venezia Giulia una cifra pari a 1 milione poco più di euro, no? Mi corregga se sbaglio. 1.780.000 euro, di cui 400.000 totale più i, vabbè, insomma, coefficiente di riparto 400.000 euro, e voi avete ricevuto 200.000 euro che restituite, e la Regione dovrà restituire tutto allo Stato. Suppongo che la finanza pubblica dica questo. Allora, e questo è l'aspetto contraddittorio che urla vendetta,
perché io, come altri colleghi qui dentro, abbiamo affrontato casi quotidiani di sfratti, di situazioni di questo tipo, e questa norma non solo non è conosciuta perché non è mai stata applicata. Ed è dal 2013 che continuate e continuano i governi a dire stiamo intervenendo su queste cose. Voi che state al governo del Paese non dovete venire a chiedere a noi che stiamo all'opposizione di farvi luce su questi aspetti. Dovete essere voi con il vostro vicepresidente della Regione, con la Serracchiani, che è numero 2 del PD, che vada a vedere come funzionano queste cose. Per cui questo giro di denaro con il quale abbiamo preso in giro letteralmente i cittadini, evidentemente non c'è stato. Come l'hanno speso? Qui da noi abbiamo visto che non siamo neanche in grado di ripartire 200.000 euro, e non mi dica che non c'erano situazioni per cui la gente non si è trovata in difficoltà nel pagamento di almeno 2 mensilità del canone perché non aveva, perché ha perso il lavoro o per una grave malattia di un familiare o per altra cosa. La situazione c'è. Abbiamo fallito tutti quanti e ha fallito prima di tutto il governo, o i governi che si sono succeduti su questa vicenda. Direte è marginale, ma non è marginale, perché la Regione qui ha voluto sistematicamente non far funzionare queste cose, e lo dico perché sono gli ultimi consigli, permettetemi lo sfogo, poi non mi sentirete più, ha voluto sistematicamente non far funzionare queste cose, perché la matrice dal suo punto di vista ideologico era sospetta, perché questa norma di fatto favorisce i proprietari, questa è la verità. Non sono l'inquilino che non paga, do qualcosa che poi va a pagare la morosità accumulata nelle mensilità e potrebbe essere un vantaggio per i locatori, che diversamente non mettono più in locazione niente, perché il mercato, voi sapete benissimo, che è in grande difficoltà. Però intervenite con altre misure, con il sociale, no? Quella famigerata legge del 2006, che è l'emblema regionale, è l'emblema di una cultura e di un'ideologia che appartiene ad una sinistra di un certo tipo, poco moderna, affronta tutto in chiave ideologica, tutto è sociale, per cui anche le questioni delle locazioni sono trattate dall'assistente sociale attraverso i canali di quella legge piuttosto che attraverso i canali di questa legge dello Stato. Questo è il tema e chiudo per sempre. Questo è il problema, assessore Romori. Io capisco che lei si è dato da fare, ma ha capito che la questione sta lì, per cui avremmo potuto anche utilizzare questi denari e non l'abbiamo fatto. Ve l'abbiamo detto per tempo e non l'avete fatto. Grazie consigliere. Passiamo ora all'interrogazione numero 23 sulla pulizia dei pozzetti fognari. Considerato che il deflusso dell'acqua deve essere sempre monitorato e ottimizzato, che ci siano molte criticità nella città su questo aspetto, in particolare in zona Cappuccini, come da foto allegata, solo come esempio della situazione. Il sottoscritto interroga l'amministrazione per sapere se l'amministrazione ha intenzione di pulire i pozzetti fognari. Firmato Riccardo Piccinato. Consigliere Conficoni, prego. Sì, grazie Presidente, grazie anche al consigliere Piccinato per l'interrogazione. Con determina dirigenziale numero 277 del 26 febbraio 2016 è stata impegnata la somma di 6.789 euro oltre all'IVA a favore della ditta Ecoservice SRL di Cordovado, così da attuare il programma di pulizia delle caditoie stradali che dal mese di novembre 2015 al mese di marzo del 2016 ha interessato come interventi i quartieri di Borgomedusa, Duna, Villanova, San Gregorio e la zona industriale sud. Il responsabile dell'unità operativa, unità difesa del suolo e protezione civile, che è responsabile dello svolgimento di questo servizio, sta predisponendo un nuovo affidamento fino alla fine del mese di maggio per poter intervenire nei quartieri di Torre, nella zona nord, Rorai Cappuccini e Centro. Grazie. Grazie Assessore, prego Consigliere Piccinato, può dichiarare se si ritiene soddisfatto. Mi dichiaro soddisfatto e come uno slogan scrivo buongiorno a Pordenone. Grazie, passiamo ora all'interrogazione numero 24.
Interrogazione sulla possibilità di utilizzo di bike sharing da sponsor privati. Considerato che l'utilizzo delle biciclette debba essere incentivato, l'utilizzo delle biciclette diminuisca l'inquinamento e migliori la salute, le finanze pubbliche vadano tutelate, il sottoscritto interroga l'amministrazione per sapere se l'amministrazione durante il suo mandato abbia avuto l'opportunità di risparmiare l'acquisto di biciclette da utilizzare come bike sharing, esempio quelle fronte stazione ferroviaria, utilizzando invece biciclette provenienti da eventuali sponsor privati. Se sì, perché non lo abbia fatto? Firmato Riccardo Piccinato, consigliere comunale. Assessore Zille. Prego. Sì, buonasera, grazie consigliere. Allora devo dire che specificatamente per quanto riguarda l'acquisto delle biciclette del bike sharing presente davanti alla stazione, sono state acquistate con il cofinanziamento ancora nel 2014 da parte del Ministero dell'Ambiente, di cui noi abbiamo aderito a un bando e di cui loro era previsto l'acquisto delle biciclette, quindi all'interno del cofinanziamento del Ministero era pari al 70%, mentre il 30% era a carico del Comune e il Comune ci ha messo la manodopera, cioè il costo del progetto e il costo di gestione che attualmente stiamo facendo a queste biciclette. Si tratta di 20 biciclette, di cui 18 installate presso la stazione ferroviaria e 6 sono i punti di installazione presso il polo universitario, quindi sono 24 gli stalli e 20 le biciclette. Devo dire che noi abbiamo avviato questo tipo di servizio cercando ovviamente di incentivare l'utilizzo delle biciclette, perché riteniamo fondamentale, proprio per le motivazioni che lei esprimeva, quindi che migliori la salute, lo stesso PUMS prevede una città a misura di bicicletta e quindi tutta una serie di iniziative per poterlo promuovere. Questo sistema di bike sharing nelle nostre previsioni è quello di un ampliamento. Certamente le risorse, come giustamente è stato sottolineato, non sono infinite, per cui devo ritenere, tra l'altro noi stiamo valutando anche l'opportunità di dare in gestione il sistema di bike sharing alla nostra GSM, però ritengo che la strada, tra l'altro ci sono stati anche dei contatti per quanto riguarda possibili sponsorizzazioni, ma in questo momento che stiamo vedendo i contratti con GSM, credo lasceremo a loro, ma sarà una strada senz'altro estremamente importante da percorrere. Lo hanno già fatto alcune grandi città, Milano, Torino. Naturalmente è chiaro che alcuni di questi sponsor o lo hanno fatto per delle installazioni di bike sharing presso le proprie attività per i propri dipendenti, oppure comunque con tariffe che devono essere, perché prima di tutto bisogna che la bicicletta sia usata, quindi per mandare a regime un sistema tariffario e che quindi può attrarre anche gli sponsor privati, significa far tutto un lavoro, ed è quello che stiamo facendo in questa prima fase di promozione dell'utilizzo di bike sharing, che peraltro questa attività, che ormai sono da 2 anni che la stiamo facendo, al momento abbiamo 800 abbonamenti e quindi già dimostra che questo sistema si sta avviando e sicuramente nella strategia di sviluppo sicuramente uno dei percorsi da fare sarà quello della possibilità anche degli sponsor privati una volta che mandiamo a regime e quindi anche attraverso un sistema a tariffa. Grazie Assessore. Prego Consigliere Piccinato. Io ho fatto una domanda e non mi è stato ancora risposto. Ho chiesto se l'amministrazione durante il suo mandato abbia avuto l'opportunità di risparmiare l'acquisto di biciclette da utilizzare come bike sharing, eccetera, esempio appunto quello della stazione ferroviaria, utilizzando invece biciclette provenienti da eventuali sponsor privati. Se sì, perché non lo abbia fatto? Mi dà una risposta su questa domanda? Esplicitamente, in quanto, ripeto, credo di averle risposto, le ho detto che c'è una proiezione futura, noi avevamo questo finanziamento e con quello abbiamo realizzato quella postazione di bike sharing.
Quindi lei, assessore, sta dicendo che l'amministrazione non ha avuto contatti da sponsor privati che avrebbero eventualmente regalato biciclette ad hoc per fare questo tipo di... Non ci risulta. Assessore Conficoni, vuole rispondere a lei? Io rimango veramente basito di fronte a queste risposte che non corrispondono ai fatti, perché qui in mano la posta, assessore, è stata mandata anche a lei e mi ha risposto anche. No, ma infatti parliamo di maggio del 2012, dove un'azienda privata ha chiesto all'assessore Conficoni, anzi ha proposto all'assessore Conficoni di mettere a disposizione della città gratuitamente numero 4 biciclette da sostituire ogni anno, compresa la manutenzione a carico dell'azienda, e tuttora ho qui le mail, quindi posso anche leggerle, e chiedo come mai non mi si risponde in maniera corretta e si faccia finta di niente. Io credo gliela leggo, sono parole sue, firmato. Mi scusi il ritardo nella risposta, sua proposta è senza, parlo maggio 2012, la sua proposta è senza dubbio interessante e ho chiesto alla dirigente del settore ambiente, che ci legge per conoscenza, quindi in realtà l'amministrazione proprio alla grande, di valutarne la fattibilità. Tra parentesi, quando c'è di mezzo la cosa pubblica la burocrazia è sempre in agguato. La chiamo nei prossimi giorni all'altra persona per capirci in che termini possiamo sviluppare la sua proficua collaborazione. Queste sono parole sue che evidentemente poi l'amministrazione non ha portato avanti, anche perché, voglio dire, lei mi parla di una possibile collaborazione futura. Quando le aziende vengono a portare gratuitamente la loro collaborazione per la città facendo risparmiare l'amministrazione pubblica, io credo che sia assolutamente una opportunità da cogliere. Invece addirittura mi viene detto che non c'è stata nessuna proposta, io qua le prove di tutto. Non dico che l'assessore, ma evidentemente l'assessore non si è informato e quindi non si è neanche preparato per la risposta. Maggio 2012. Beh, avete avuto 4 anni per farlo e non l'avete fatto. Cioè, cosa fate qua? Non sto dando colpa al collega che magari non ha avuto l'accortezza di... Scusi, parli al microfono che così lascia... Se mi fosse pervenuta, intervengo perché è chiamato in causa, se mi fosse pervenuta l'interrogazione avrei verificato come si sono svolte le cose. Credo che il collega Zille non sia a conoscenza dell'accaduto, perché dal 2012 ad oggi non solo c'è stato un passaggio di deleghe, ma al di là del cambio dell'assessore è cambiato anche il dirigente del settore e anche il tecnico, è arrivato l'architetto Manchiaro, e quindi tutti gli attori a cui si è rivolto l'assessore Zille per indirizzarlo nel fornire la risposta sono diversi rispetto a quelli dell'epoca della nostra corrispondenza. Sarà mia cura, nostra cura, interpellare coloro i quali all'epoca avevamo interessato per capire se la cosa si è poi sviluppata o perché non si è potuta sviluppare. Insomma, cioè... Rimango veramente basito delle risposte dell'amministrazione e mi dichiaro totalmente insoddisfatto. Va bene, grazie. Interrogazione numero 28, sui cedri di Largo San Giovanni. Il sottoscritto Francesco Ribetti, presidente del gruppo consigliere PDL Popolo della Libertà Fratelli d'Italia e consiglio comunale del comune di Pordenone, premesso che oramai nota anche per il risalto avuto sulla stampa la vicenda dei cedri di Largo San Giovanni. L'assessore Conficoni ha dichiarato esservi state più perizie relative a tali cedri. Tutto ciò premesso, il sottoscritto consigliere comunale del gruppo del PDL Fratelli d'Italia interroga il sindaco competente per conoscere 1. Quali siano i presupposti e le motivazioni che hanno spinto l'amministrazione a richiedere tali perizie.
2. Quale sia il costo di ognuna delle singole perizie? 3. Come sia avvenuta la scelta dei soggetti cui è stato affidato l'incarico di redigere tali perizie? Ed in ipotesi di soggetti esterni l'ambito provinciale, le motivazioni per le quali sono stati scelti professionisti, non sono stati scelti professionisti locali. Francesco Ribetti, Presidente del Gruppo Consigliere del Popolo della Libertà, Fratelli d'Italia. Assessore Conficoni, prego. Sì, grazie Presidente, grazie al Consigliere Ribetti. Ritorna all'attenzione di questo Consiglio la situazione dei cedri di Largo San Giovanni. Le perizie sono state tutte commissionate da GeaSpa, cui per contratto di servizio è affidata la valutazione fitosanitaria del patrimonio arboreo. È una competenza proprio che è affidata dall'amministrazione comunale alla società partecipata e viene svolta periodicamente con particolare riferimento alle piante ritenute più a rischio, quali per l'appunto i cedri di Largo San Giovanni, perché ribadisco quello che ho già detto in quest'aula durante credo l'ultimo consiglio comunale, i cedri si caratterizzano per la superficialità del loro apparato radicale, tant'è che vi sono state altre casistiche eccetera eccetera, e nel particolare caso di Largo San Giovanni c'è anche una marcata, diciamo, pronunciata inclinazione degli esemplari. Il costo delle perizie: la prima perizia commissionata al dottor Lobis, che ha interessato anche le indagini non solo sui cedri di Largo San Giovanni ma anche su un pino di via Roma e sul cedro di Piazza Risorgimento, già monitorato nel 2011 dalla stessa ditta, è costata 2.371 euro più IVA, e quindi pro quota, diciamo, per le indagini relative ai cedri si quantifica il costo in 1.200 euro più IVA. Il parere dell'ERSA che è stato richiesto, ottenuto in data 16 ottobre 2015, è stato emesso a titolo gratuito. La perizia Dendrotec, che è pervenuta all'amministrazione comunale il 15 marzo 2016, è costata 2.300 euro più IVA, sempre tutto all'interno, diciamo, del contratto di servizio tra il Comune e GEA, per cui non ci sono stati affidamenti particolari né spese aggiuntive da parte dell'amministrazione comunale per questo tipo di verifiche. In ambito locale ci si è comunque avvalsi della collaborazione, appunto, dell'ERSA, che ha espresso parere gratuito. Come ho accennato in precedenza, lo studio del dottor Lobis di Vipiteno è stato coinvolto nella perizia di luglio 2015, in quanto la stessa era parte di un incarico più ampio che comprendeva anche la perizia di un cedro di Piazza Risorgimento, per cui il Comune aveva già dato un incarico alla medesima ditta nel 2011, e quindi, dovendo rivalutare anche quella pianta considerata la nostra partecipata a rischio, si è preferito affidare l'incarico a chi già l'aveva verificata nel 2011. Tale scelta è stata motivata anche dal fatto che non ci sono in ambito locale professionisti dotati di strumentazione per le prove di trazione. La scelta della società Dendrotec invece è stata fatta su una rosa di nomi, su indicazioni provenienti da istituti di ricerca quali la Scuola Agraria del Parco di Monza, interpellati da GEA, a cui la partecipata si è rivolta per avere un'indicazione in una materia così specialistica. Dendrotec è una società tra le più importanti a livello nazionale che opera in questo campo, come si può vedere dal curriculum. Oggi in Italia non ci sono più di 5 ditte che possono effettuare analisi di questo tipo e i cui dati strumentali possono essere confrontabili con la perizia precedentemente eseguita dal dottor Lobis. Quindi penso di poter affermare senza timore di smentita che prima per valutare le condizioni di salute dei cedri e poi per salvarli, perché ricordo che il secondo incarico è stato dato con l'obiettivo di individuare una soluzione tale da evitare l'abbattimento delle piante, l'amministrazione si è rivolta per il tramite di GEA a tecnici di assoluto valore, il cui curricula sono di tutto rispetto, che evidenziano la professionalità. Tra l'altro questi curricula sono consultabili anche sul sito di GEA nella sezione amministrazione trasparente, dove sono pubblicati tutti gli atti della società partecipata che riguardano l'affidamento degli incarichi. Da tempo chi parla comunque ha sollecitato eventuali ulteriori contributi che volessero pervenire sull'argomento e ha anche ricercato
di tenore tecnico e anche ricercato, lo voglio evidenziare, il confronto con il Comitato per una discussione nel merito del contenuto di queste perizie, e ricordo che il Comitato non si è presentato all'appuntamento. Solo nei giorni scorsi sono pervenute, dopo che se ne parla diciamo da mesi dell'argomento, sono pervenute in municipio due ulteriori perizie scritte a mano, eccole, sono queste, una di una pagina redatta dal dottor Brisotto e una di due pagine redatta dal perito Soranzio. Così, per un termine di paragone, la perizia elaborata da Dendrotech, oltre agli allegati, consiste in 21 pagine di analisi. In ogni caso, nonostante da una prima lettura delle perizie pervenute, le valutazioni, le considerazioni elaborate dagli estensori appaiano basate esclusivamente su una percezione visiva delle piante, su un'analisi visiva delle piante, legate presumibilmente al bagaglio esperienziale dei tecnici coinvolti, e non siano supportate da indagini strumentali, che sono comunque un elemento di garanzia, dico nonostante questo, proprio per dimostrare per l'ennesima volta che questa amministrazione non vuole lasciare nulla di intentato per cercare di salvare questi cedri, io ho chiesto ai nostri tecnici di valutarle, di effettuare gli eventuali approfondimenti che essi ritengono eventualmente necessari, e anche di elaborare una risposta poi da inviare a chi ci ha spedito queste perizie in totale trasparenza, la trasparenza che ha contraddistinto tutto il percorso che abbiamo fatto. Ricordo che le perizie sono state pubblicate sul sito, così come sarà mia cura pubblicare anche queste, anzi in questa occasione ho portato in quest'aula tutta la documentazione, le due perizie elaborate da GEA e quelle pervenute, per cui se qualche consigliere vuole chiedere copie per fare un primo confronto o anche per interessare delle altre persone, è libero di farlo, in modo da valutare il lavoro che è stato svolto. Io ho fiducia nei tecnici comunali, l'indirizzo che noi gli abbiamo dato è chiaro, è quello di cercare di salvaguardare la sicurezza dei cittadini, che è un bene prioritario, con l'esigenza di tutelare quello che consideriamo un patrimonio storico della città. Spero che riescano a raggiungere questo obiettivo, altrimenti mi rimetto necessariamente alla loro valutazione. Grazie. Grazie Assessore, prego consigliere Betti. La ringrazio Presidente, ringrazio anche l'Assessore per la dettagliata risposta fornita, che non mi vede totalmente soddisfatto. Se da una parte mi vede soddisfatto per l'aver preso in considerazione le ultime due perizie che sono giunte, e soprattutto per aver rimesso in discussione la questione relativa all'abbattimento, qua non so quanto sia imputabile alle ulteriori perizie giunte o quanto sia imputabile al diktat arrivato al Vicepresidente della Regione. In ogni caso l'importante era evitare dei gesti, diciamo, di impeto e di impulso che portassero all'abbattimento degli alberi, perché attenzione, io sono il primo a dire che se quei cedri dovessero rivelarsi pericolosi debbono essere abbattuti, ma io sono altrettanto fermo nel dire, Assessore, che di fronte a perizie discordanti e contrastanti, sia pure di peso diverso, come lei ha fatto capire tra le righe della sua esposizione, però io ritengo, come ha detto lei, che debba essere fatto tutto il possibile per, primo, appurare se sono pericolosi o meno, prima di prendere le decisioni. Quello che però mi lascia assolutamente insoddisfatto della sua risposta è quella risposta non data, è una risposta non risposta, perché per relazione mi ha detto: abbiamo affidato un incarico fuori perché avevamo già fatto così prima. Allora le dico: perché prima avete fatto così? Perché quando lei mi dice, Assessore, no, visto che la domanda non è stata posta a caso, visto che prima di fare questa interrogazione io ho parlato con qualcuno esperto del settore che mi ha detto: guarda, la visione che ha questa persona, che riveste anche un ruolo istituzionale, era personale, una sua impressione personale, priva di esami approfonditi, che non è stata incaricata, ha detto: guarda, non lo so, per me può darsi che siano anche da battere. Fa: l'unica cosa che qua sul territorio abbiamo tanti esperti che potranno fare quelle indagini, guarda caso sono andati a pescare a Monza. Allora, che lei mi venga a dire che sia
che è stata data a Monza, perché? Perché a Monza l'avete dato già un'altra cosa, perché è andata da Bolzano, che poi Bolzano l'ha data a Monza, è una cosa che a me francamente non va, perché voi siete stati maestri durante questa amministrazione a parlare bene e a razzolare male. Avete iniziato con la questione dei curricula per tutti gli incarichi che partecipate, facendoci votare un regolamento, e poi siete andati a nominare sempre chi volevate. L'ultimo esempio l'abbiamo avuto con la fiera, dove ci avete mandato un esimio ingegnere di Padova a fare in fiera qui a Pordenone. Ecco, quindi io sono anche contento che termini questa amministrazione, proprio per vedere scritta la parola fine a questo modo che avete avuto in 5 anni, per essere buoni, di interpretare momenti anche di difficoltà, la difficoltà del territorio, perché siete andati a regalare incarichi fuori piuttosto che rivolgervi ai vostri concittadini o alle persone che sul territorio svolgono quegli stessi ruoli, quegli stessi incarichi, perché, ripeto, non mi sembra si possa dire per questo tipo di indagine che in una provincia come quella di Pordenone non c'erano soggetti in grado di svolgere questo compito. Ecco, Assessore, io concludo così, anche perché francamente ci avete dato stasera Pordenone la prossima città, ci avete un riassunto, non lo so, del piano regolatore, dove in copertina c'è un bel alberello, ecco, vorrei evitare che restasse sulla carta, perché vorrei evitare che la vostra attenzione agli alberi restasse sulla carta, ma però si esplicasse in gesti concreti. Quindi la parte positiva della sua risposta è quella che rivedrete la situazione, ripeto, non so se il merito è suo, che ha avuto una sensibilità maggiore ripensandoci, o se il merito arriva dal vice governatore Bolzonello, l'importante è che rivediate la questione, e se sono da battere, sono il primo a dirlo, che vengano pure battuti a fronte della sicurezza e dell'incolumità pubblica, però che quella sia l'estrema ratio e solo a fronte di perizie certe, se del caso magari fatti anche sul nostro territorio, piuttosto che continuare a regalare soldi fuori. Grazie. Grazie, consigliere Ribetti. Bene, abbiamo terminato. Bene, allora abbiamo concluso le interrogazioni, pertanto passiamo adesso all'esame delle proposte. Allora abbiamo detto che le esaminiamo in senso cronologico. Pertanto la prima proposta è la numero 11/2016, piano comunale classificazione acustica. Inizieremo con l'illustrazione, dopodiché ci sarà. Non ho capito. Volevo riproporre, se il tecnico fosse desse la propria disponibilità anche per altre giornate, visto che mi sembra di aver capito in commissione. Mi pareva che non ci fosse l'altra disponibilità di altre giornate. No. Sì, buonasera a tutti, grazie, ci stiamo preparando. Il Consiglio Comunale questa sera è chiamato ad approvare il piano comunale di classificazione acustica, che, lo voglio ricordare, è stato elaborato secondo i criteri di linee guida stabiliti dalla legge regionale. Ricordo che si tratta di uno strumento urbanistico di cui il Comune, in base alla normativa vigente, si deve dotare. Il documento è stato adottato dal Consiglio Comunale in data 2 novembre 2015, previo ottenimento dei pareri dell'ARPE e delle circoscrizioni e previo l'esame della competente commissione consiliare. Entro i termini sono pervenute 5 osservazioni, di cui si propone sostanzialmente l'accoglimento, in alcuni casi parziale. E il Consiglio Comunale, oltre al documento che riassume, diciamo, l'atteggiamento dell'amministrazione nei confronti delle osservazioni, è chiamato ad esprimersi anche su un emendamento che è stato presentato per recepire le modifiche apportate alla
alla zonizzazione urbanistica che si riflettono quindi anche sulla zonizzazione acustica, modifiche apportate in seguito all'accoglimento da parte di questo Consiglio Comunale di alcune osservazioni al piano regolatore generale comunale nel passaggio tra l'adozione di questo strumento e la sua approvazione. Io mi limito a questa breve introduzione e cedo la parola ai tecnici per l'illustrazione puntuale delle osservazioni e dei contenuti dell'emendamento. Grazie. Buonasera. Nel periodo di deposito, giustamente l'assessore Conficoni un attimo fa ricordava, come tutti gli strumenti urbanistici hanno due fasi, adozione ed approvazione. Nei 30 giorni di deposito sono pervenute queste 5 osservazioni. La prima è un'osservazione di coinvolgimento da parte delle associazioni di categorie sul regolamento acustico. E questo è un documento che verrà redatto nei prossimi mesi. Le altre 4 osservazioni riguardano in particolare i 2 ospedali e 2 aziende. L'osservazione numero 2 è stata presentata dalla ditta Moretto SRL ed è riferita alla cava ex Agnese. Qui sostanzialmente che cosa chiede la ditta? La ditta chiede di individuare la zona come classe quarta con delle fasce che sono legate alla zona produttiva. Qui l'osservazione viene parzialmente accolta, cioè viene riconosciuta la classe quarta all'area con le fasce solo in 2 lati. Perché in 2 lati? Perché nel lato nord c'è la presenza di una scuola, quindi diventa incompatibile la classe quarta, e nella zona est c'è l'area demaniale e in quell'area ovviamente le fasce non possono essere applicate perché quell'area è sottratta alla pianificazione. La terza osservazione riguarda l'ospedale civile. Qui sostanzialmente che cosa chiede l'azienda? L'azienda chiede sostanzialmente di avere tutta la zona della logistica e degli impianti tecnologici in classe seconda. Qui l'osservazione viene accolta e nel documento appunto che viene denominato osservazione contro deduzioni, nella parte cartografica vediamo la situazione attuale, la situazione a regime. Ecco, in questo schema viene individuato la zona dell'ospedale, cioè dove ci sono le degenze, ma non solo, tutta in classe prima, la zona esterna in classe seconda, cioè la zona perimetrale all'area di pertinenza è individuata come seconda. Quindi anche questa viene accolta. La terza osservazione, la quarta osservazione, scusate, è la Pordenonese Rottami in un'area di proprietà in via delle Villotte. Qui sostanzialmente noi avevamo riconosciuto all'area una classe quarta e in questo caso i proprietari ci chiedono l'applicazione delle fasce. Anche qui viene riconosciuta l'osservazione presentata. L'ultima osservazione presentata riguarda il policlinico. Questa è un'osservazione parzialmente accolta. Sostanzialmente che cosa chiede il policlinico? Chiede l'individuazione dell'area dell'edificio come zona seconda, l'area perimetrale come terza e chiede la rettifica sostanzialmente della scheda fonometrica. Allora, viene accolta la modifica, la rettifica della scheda fonometrica, mentre viene mantenuta in prima la zona relativa all'edificio e la zona esterna viene riconosciuta per coerenza anche con l'altro intervento come seconda. Ecco, le osservazioni sono chiuse.
Per quanto riguarda invece l'emendamento presentato dall'amministrazione comunale, è un emendamento che è conseguente all'approvazione del piano regolatore. Voi in sede di approvazione del piano regolatore avete accolto delle osservazioni delle opposizioni. Perché i due strumenti siano coerenti e per non rinviare a una successiva variante, perché i due strumenti devono essere proprio coerenti, e l'abbiamo fatto in questa sede. Allora, l'emendamento riguarda tre punti. Il primo punto riguarda la zona dell'ATAP, l'area dell'ATAP, e in sede di variante al piano regolatore, Chiara, mettiamo questa, ecco. No, questa. Questo pezzettino. Ecco, quel pezzettino che voi vedete in arancione, in alto, con l'approvazione del piano avete riconosciuto la trasformazione da zona S6 a zona TT, esattamente come l'area già perimetrata dell'ATAP. Ecco, in questo caso, in adeguamento proprio all'osservazione accolta, anche questa viene riconosciuta come TT e quindi conseguentemente dal punto di vista della classificazione acustica da terza passa a quarta. Secondo punto dell'emendamento riguarda Cocozza. Anche questa, in sede di approvazione del piano regolatore, allora facciamo un passo indietro, in sede di adozione quell'area era stata individuata come zona E, come zona E, E6 e B. Voi in sede di approvazione avete riconosciuto di nuovo la zona come zona D3. Anche qui, in questo caso, viene recepita l'accoglimento di quanto in coerenza col piano regolatore, quindi anche questa zona diventa quarta con le fasce. L'ultimo punto riguarda la società Vigne di Fantin e riguarda quella zona diciamo vicina alla grande rotonda d'ingresso a Pordenone su Viale Venezia. E questa dal punto di vista acustico era in parte seconda e in parte terza. Voi avete riconosciuto in parte, l'avete riconosciuta come zona P con funzioni miste, con un piccolo ampliamento di edificazione, e l'avete appunto denominata come unico ambito. Anche questa è un'area quindi che viene parzialmente trasformata da seconda a terza, parliamo di classificazione acustica, proprio in adeguamento al piano. Ecco. Ok, abbiamo finito. Sia sulle controdeduzioni che sull'emendamento abbiamo acquisito, secondo la legge 16 del 2007, il parere di ARPA, parere obbligatorio e vincolante. Altresì abbiamo ottenuto il parere della Commissione e delle circoscrizioni che hanno espresso tutti quanti pareri favorevoli. Se, no, se ci sono richieste di chiarimento siamo a disposizione. Come si sviluppa la presentazione? Quindi ho tutta la presentazione? Bene. Bene, allora se ci sono richieste di chiarimenti, prego. Sì, assessore, io chiedo solo una cosa. Leggevo sulla documentazione in cartella, sulle 42 misurazioni effettuate non sono emerse particolari criticità. Rispetto alle emissioni in materia di rumorosità si sono rilevati problemi legati al traffico. Sono stati individuati 30 siti per ospitare manifestazioni aperte, di cui Villa Galvani e Villa del Fanciullo. Di 42 misurazioni, posso avere il documento dove sono state fatte?
capito, le misurazioni fonometriche era già compreso in sede di adozione ed è lo stesso documento ed è allegato ai vari documenti che avete in esame stasera. Allora, le misurazioni sono state fatte prima dell'adozione. Sì, ma c'è il documento da novembre, cioè da novembre, quando siamo andati in adozione, e l'allegato C, se ricordo. Io desidero avere il documento, che qui non ho. È stato fatto a novembre, probabilmente non ce l'ho, quello di novembre. Se lei me lo fa avere dove sono state fatte le misurazioni, farebbe una cosa gradita. Grazie. Vabbè, non faccia avere, e non è mica qui adesso. Sì, vabbè, dobbiamo fare cartaccia. Sì, ma glielo diamo, adesso abbiamo stampato, ma voglio dire. Altri? Ho capito, ha chiesto se potete procurargli. No, vabbè, bene, adesso glielo forniscono. Altre domande, chiarimenti? Richieste di chiarimenti? Sempre al consigliere De Bortoli, prego. Continuiamo un secondo. Questo documento è stato redatto sulle zone prima di aver fatto il piano della mobilità del PUM o dopo? Cioè, nel senso, avete tenuto in considerazione la sua realizzazione? Cioè, nel senso che io devo prima certificare che tipo di viabilità di piano del traffico ho su una città e poi faccio le valutazioni sull'acustico, vero? Dunque, l'acustico l'avete misurato su quello che dovrà essere fatto nel piano di mobilità sostenibile o attuale? Nel senso che, siccome sono delle zone dove c'è qualche difficoltà per la sua accettabilità, se voi mi dite che poi avrà i parametri sufficienti dopo aver applicato il PUM, allora io faccio una valutazione. Ecco, mi spieghi un po'. Diciamo, le sue considerazioni, il Consiglio, diciamo, le ha già sviluppate in occasione dell'adozione del piano, perché non interessano puntualmente, diciamo, l'emendamento o diciamo, l'approfondimento legato alle osservazioni. In ogni caso, il valore aggiunto del percorso che abbiamo fatto è stata proprio la contaminazione che c'è stata tra i tre strumenti urbanistici di cui si è dotata questa amministrazione comunale, cioè il piano regolatore generale, il piano della mobilità sostenibile e il piano di zonizzazione acustica. Il percorso è stato fatto in parallelo, è stato istituito un tavolo di lavoro diciamo condiviso tra gli estensori di questi tre strumenti, che hanno avuto modo di confrontarsi non solo esaminando le criticità ma anche cercando di individuare delle soluzioni migliorative. Ricordo che per quel che riguarda l'assetto urbanistico, l'analisi delle criticità acustiche che sono emerse anche attraverso le misurazioni fonometriche ha consentito di individuare delle soluzioni migliorative legate alla localizzazione di alcuni servizi, in particolare alcuni istituti scolastici nel quartiere di Torre piuttosto che a Borgo Meduna, anche per quel che riguarda per esempio alcuni interventi proprio puntuali di manutenzione straordinaria, il manto stradale che verrà rifatto nelle prossime settimane nel tratto di Viale Grigoletti dall'incrocio tra Largo San Giovanni e il centro città, per esempio, sarà rifatto con asfalto fonoassorbente, proprio perché lì le misurazioni hanno evidenziato un livello di rumorosità particolarmente intenso e c'è la presenza dell'attività scolastica legata al collegio Don Bosco. Anche per quel che riguarda la mobilità sono state individuate delle soluzioni migliorative in alcuni punti. Ricordo che il documento, che sicuramente l'abbiamo disponibile, diciamo che abbiamo presentato anche attraverso l'illustrazione delle slide durante l'adozione del piano, ha evidenziato proprio come il piano della mobilità sostenibile, attraverso per esempio l'introduzione in particolare delle zone 30 o alcune scelte tese a favorire l'alleggerimento del carico di traffico da alcune strade particolarmente intense, mi ricordo, cito per tutti per esempio l'esempio di via Udine, dove si affaccia la scuola dei Amicis, che sarà alleggerita grazie alla realizzazione della bretella sud. Ecco che dunque anche il piano della mobilità sostenibile ha proposto delle soluzioni, degli interventi migliorativi che consentono, se non di risolvere, ma di limitare alcune situazioni di criticità. Grazie. Spero di essere...
Grazie, Assessore. Richieste di chiarimenti? Non ce ne sono altre, pertanto possiamo passare alla discussione. Bene, dichiaro aperta la discussione. Signori, vi invito a iscrivervi, se no chiudo il primo intervento. Bene, chiudo il primo intervento, passiamo al secondo. Nessuno iscritto, dichiaro chiuso anche il secondo intervento. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Non vedo nessuno per le dichiarazioni di voto. Consigliere De Bortoli. Non c'è il numero. Chiudiamo questo Consiglio Comunale dopo 5 anni da come era iniziato, naturalmente facendo un sacco di documentazioni, di piani e suprapiani senza aver risolto nulla, perché sappiamo perfettamente che anche il piano di mobilità non avete risolto nessun problema. L'assessore dice ma abbiamo visto qua, abbiamo visto là, ma la parte sud di Pordenone non ha né rispetto dell'inquinamento, né rispetto della mobilità sostenibile e né rispetto della mobilità acustica. L'assessore può dire quello che vuole, perché non si possono fare zone da 30 km all'ora e dopo avere zone di bretelle autostradali. O si fa un impianto generale oppure la città non funziona. Basta per tutti vedere alla mattina alle 8:30 l'entrata di Pordenone a sud dalla Pordenone Oderzo, cosa succede? E tutte le macchine in fila a coda riescono a inquinare in una zona così bella adiacente al fiume. Evidentemente c'è una passerella in via Riverale che si può andare a passeggiare con le carrozzine, con i bambini, così proprio li distruggiamo. L'ospedale e il CRO dicono che siamo una città a rischio per quanto riguarda le malattie respiratorie, e per dopo non vedere cosa succede nella Ponte Bana. Qua si fanno tantissime cose, in 5 anni non abbiamo il raddoppio del Ponte del Meduna. Abbiamo una mattina, qualsiasi ora, da arrivare da Fontana Fredda al Ponte del Meduna, impieghiamo prima arrivare a Venezia, perché si prende l'autostrada adesso a Fontana Fredda, arriviamo prima ad andare a Venezia che andare da Fontana Fredda al Ponte del Meduna. Questa è la vostra città, non c'è altro da fare, questa è la vostra città, con una Pontebana tra l'altro molto molto pericolosa, che quando si va col carro armato, sono a rischio di lasciarci la vita. Questa è la città che voi lasciate. Adesso mi venite qua a spiegare il piano acustico, cioè qui avete questa fobia di aver fatto tutto e nulla di tutto, perché avete mandato piani di qua, piani di là, ma non avete dato niente, non avete risolto niente. 4 rotonde che ancora sono provvisorie nella Ponte Bana sono ancora provvisorie, una rotonda che gli stessi ragazzi oggi, il Consiglio Comunale, ha detto un ragazzo, questa è la rotonda che si chiama, però abbiamo trovato un altro documento. Sindaco, mi conforti su questo, cosa hanno detto i ragazzi oggi? Mi ha trovato un'altra rotonda che non è quella che abbiamo, ma quella che dovrà essere, sì, ma dovrà esserci, ma dovrà esserci. Non ho capito. Non quella di adesso, sindaco, se lei ha visto è prevista un'altra rotonda nel futuro, capisce su questo? Dunque l'avete modificata 4 volte e rimane ancora a piedi, sarà una quinta volta da fare. Allora qua avete risolto il vostro problema, avete pianificato tutto, avete fatto tutto, soprattutto negli ultimi tempi, perché negli ultimi 3 mesi avete portato tanto materiale che avete anche scoraggiato gli interventi, perché ora io non so, ma se un'assemblea di 40 consiglieri non riescono a intervenire su una cosa che voi ritenete molto importante, vuol dire che è una cosa inutile. Noi, per quanto riguarda il gruppo di Forza Italia, ci asteniamo dal voto di questa delibera perché intendiamo metterci mano quando arriviamo, evidentemente. Sa, voi non farci arrivare, grazie. No. Grazie consigliere De Bortoli. Nessun altro iscritto? Consigliere Ribetti, prego. Grazie Presidente. Sarò telegrafico, non tanto per toccare nello specifico questo piano, ma francamente per evidenziare una cosa. Siamo all'ennesima puntata di quella... Questo rumore sinistro, come suggerisco.
Siamo all'ennesima puntata in cui questa amministrazione, forse per nascondere o mascherare, forse per far passare in sordina, porta alla fine, al termine, dei piani, degli strumenti che francamente avrebbero meritato una miglior discussione in questo Consiglio Comunale. Siete arrivati sul filo di lana a fare tutto. Ma questo perché? Ma no, ma assessore Conficoni. No, non è un registro positivo, è un registrare negativamente, perché sulla carta chiaramente, è registrare negativamente, assessore, perché dopo 5 anni dove la città è rimasta ferma, è rimasta bloccata, l'avete ingessata in tutto e per tutto nascondendovi dietro i vincoli del patto di stabilità, per nascondere le vostre lacune, che non siete stati in grado, per le vostre beghe interne in primis, ad apportare niente di concreto. E adesso correte alla rinfusa per cercare di fare che cosa? Di approvare il più possibile. Beh, francamente è sconcertante perché io credo che veramente il culmine del punto più basso voi l'abbiate toccato quando avete prorogato la concessione a una partecipata a 2 anni della scadenza, per la volontà di voler mettere le mani avanti. Avete fatto così col piano regolatore. Avete dimostrato, e questo probabilmente lo voglio dire visto che è l'ultimo Consiglio Comunale, avete dimostrato un'arroganza non comune, perché al posto di lasciare in ambiti tanto delicati, come sarebbe corretto, quasi un galateo istituzionale, alla prossima amministrazione le scelte decisive per la città, chiaramente quando si va a governare, quando si inizia a governare, invece voi con l'arroganza che vi ha contraddistinto in questi 5 anni avete voluto mettere le mani e dire anche i prossimi dovranno, perché non sarete voi, anche i prossimi dovranno fare quello che vogliamo noi. No, caro assessore, voi ancora una volta avete dimostrato di non volere, di non tenere la vostra città e i vostri concittadini. Con questo vostro atteggiamento di voler perseverare, perdurare anche al di là della scadenza, imponendo a un'amministrazione futura di seguire le vostre scelte, altro non fate che del male alla città, perché chiaramente chi verrà dopo potrà, e mi auguro avrà, idee diverse, idee che sarebbero giusto che dover mettere in atto, invece si dovrà ritenere ingessata dal vostro comportamento. Beh, assessore, francamente mi aspettavo qualcosa di diverso, perché è svilente che in cose tanto importanti siate arrivati solamente alla fine. Concludo, credo che veramente forse di punto in minimo l'avete toccato in un'altra occasione. Sa quando? Quando a dicembre scorso, di 2 anni fa, ci avete fatto votare d'urgenza, quindi senza rispetto dei termini del regolamento, dicendo che era una novità la modifica del piano sulla cittadella della salute per poter fare le indagini geologiche, dicendo che quella era una cosa nuova che non potevate prevedere dopo 8 anni che si parla di ospedale, di cittadella della salute. Forse il punto più basso è quello che avete toccato con la vostra arroganza, però sono contento che questa amministrazione si congedi in questo modo, tutta Pordenone a sott'occhi quello che avete fatto, nulla per 4 anni e 10 mesi e le corse negli ultimi 2 mesi. Sicuramente il voto del mio gruppo, stasera rappresentato da me, non sarà un voto positivo. Grazie consigliere Ripetti. Consigliere Tomasello, prego. Grazie, intervengo a nome della maggioranza. Con questa sera si conclude questo lungo iter riguardante il piano di zonizzazione acustica. Ritengo che l'approvazione di questo strumento è stato per noi e per l'intera maggioranza un passaggio molto importante, assessore. La prima cosa è da dire che certamente che l'obbligo di prendere in considerazione l'impatto acustico nelle scelte di pianificazione non deve essere vissuto come un vincolo, come ho sentito dire più volte, ma un'opportunità diretta quindi a prevenire la conflittualità sociale. È un mezzo sicuramente che il piano di zonizzazione servirà a conciliare le caratteristiche delle diverse attività dell'uomo con la tutela della salute e il rispetto dell'ambiente. Quindi certamente il piano concorrerà a migliorare per noi la qualità della vita delle persone di questa città. In che modo, secondo noi? Prima di tutto attraverso una suddivisione, come abbiamo già visto la volta scorsa, del territorio in zone omogenee dal punto di vista acustico. E poi nella individuazione di quei recettori sensibili
tipo come le scuole, gli ospedali, le case di cura, gli ambiti di pregio naturalistico e delle principali sorgenti rumorose. Perché solo in questo modo è possibile stabilire in modo corretto i limiti delle emissioni ammissibili in ciascun ambito. Quindi l'approvazione di questo piano, l'esposizione di questo piano ha fornito a noi tutti, a questo Consiglio, la fotografia del clima acustico di questa, della nostra città, derivante da una attenta analisi delle caratteristiche della città di Pordenone e ha fatto emergere gli ambiti che sono meritevoli di essere preservati e ha messo in luce tutte quante le criticità. Infine, un ulteriore elemento positivo è che, come abbiamo già più ribadito anche in sede di piano regolatore, che il piano di zonizzazione sia stato redatto contestualmente al piano regolatore e al piano urbano della mobilità sostenibile. Ha rappresentato certamente questo un valore aggiunto. Pertanto, per questi motivi, l'intera maggioranza che sostiene questa amministrazione voterà in modo favorevole. Grazie. Grazie, consigliere Tomasello. Bene, dichiaro chiuse le dichiarazioni di voto. Potete abbassare un po' il volume, grazie. E comunico di dare avvio alle procedure di votazione. Pongo in votazione la deliberazione avente seguito oggetto. Proposta numero 11/2016, piano comunale classificazione acustica. Dichiaro aperte le operazioni di voto. Dichiaro chiuse le operazioni di voto. L'esito della votazione è il seguente. Presenti 38, votanti 34, maggioranza 18, favorevoli 25, contrari nessuno, astenuti 9. La deliberazione è stata approvata. Non c'è l'immediata eseguibilità di questa deliberazione, perciò passiamo alla proposta di deliberazione numero 12. Gestione in forma associata dello sportello unico per le attività produttive e dell'ufficio commercio. Modifica della convenzione stipulata in data 30 aprile 2012, ANR 9125, fino all'avvio dell'unione territoriale del Noncello. Prego, assessore Mazzer. Grazie Presidente. Allora, la deliberazione è una deliberazione molto semplice. Noi e il Comune di Fontana Fredda, nel 2012, con due delibere consiliari, la numero 16 del Comune di Pordenone del 23/4/2012 e la 32 del 23/4/2012, abbiamo approvato una medesima convenzione, una convenzione che mette insieme un servizio che è quello dello sportello unico alle imprese. Abbiamo avuto anche in questo scambio, diciamo, di collaborazione una persona che da Fontana Fredda è venuta a lavorare presso il nostro sportello unico, andando a integrare l'organizzazione che avevamo in essere. La soddisfazione è stata reciproca da parte degli entrambi gli enti. La convenzione però scade il 34/2016 e pur essendo una delle materie che è stata contemplata nello statuto dell'Unione Territoriale Intercomunale del Noncello, non essendo ancora iniziata l'Unione Territoriale, rimane ancora in competenza dei comuni. Il Comune di Fontana Fredda ci chiede di prorogare questa convenzione, visto che c'è una reciproca soddisfazione, fino a che la riforma delle amministrazioni locali con l'introduzione delle unioni territoriali intercomunali avrà il suo effetto e comprenderà come una delle materie principali da condividere insieme, quindi non solo con Fontana Fredda ma anche con Roveredo e gli altri comuni, di prorogare questa convenzione fino alla data di inizio delle UTI. Quindi non cambia niente nella convenzione, nei termini economici e nei termini contrattuali, l'unica cosa che si chiede è una proroga senza indicare una data di scadenza, dicendo che
quando l'Unione inizierà la propria attività, ovviamente viene meno questa convenzione tra Fontana Fredda e il Comune di Pordenone e inizierà un'altra avventura. Credo che insomma al Comune di Fontana Fredda dobbiamo questo sforzo di continuare questa convenzione perché, ripeto, ha dato dei vantaggi anche alla nostra amministrazione. Grazie. Grazie Assessore. Richieste di chiarimenti? Non ce ne sono. Dichiaro aperta la discussione. Invito i consiglieri a iscriversi se ovviamente ne hanno desiderio. No. Dichiaro chiuso il primo intervento, passiamo al secondo. Nessuno è iscritto neppure per il secondo intervento, pertanto dichiarazioni di voto. Nessuno è iscritto, pertanto dichiaro chiuso anche la dichiarazione di voto. Non hai visto che siamo alla fine, vabbè. Allora, dichiaro chiuse le dichiarazioni di voto e comunico di dare avvio alle procedure di votazione. Sta rientrando Morfin, sta rientrando Salvador. Pongo in votazione. Io mio, siamo stati veloci. La votazione avete seguito oggetto. Proposta numero 12-2016, gestione in forma associata dello sportello unico per le attività produttive e dell'ufficio commercio, modifica della convenzione stipulata in data 30 aprile 2012, atto non registrato 9125, fino all'avvio dell'unione territoriale del Noncello. Dichiaro aperte le operazioni di voto. Dichiaro chiuse le operazioni di voto. L'esito della votazione è seguente. Presenti 37, votanti 29, maggioranza 15, favorevoli 23, contrari nessuno, astenuti 6. La deliberazione è stata approvata. Pongo ai voti la sua immediata eseguibilità. Dichiaro aperte le operazioni di voto. Dichiaro chiuse le operazioni di voto. L'esito della votazione è seguente. Presenti 37, votanti 29, maggioranza 21, favorevoli 23, contrari nessuno, astenuti 6. La deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile. Passiamo ora alla proposta numero 13 del 2016, accettazione con beneficio all'inventario dell'eredità della signora Giulia Fabris. La parola all'assessore Moro. Prego, assessore. Grazie Presidente. Allora, a seguito del decesso della signora Giulia Fabris, residente a Castello di Aviano, il Comune di Pordenone è stato informato dal notaio Ius, che aveva redatto uno dei due testamenti, che la signora Fabris aveva identificato il Museo Civico del Comune di Pordenone quale beneficiario dei beni mobili ed immobili. I beni mobili consistevano in due dipinti di Domenico Mazzoni e i documenti d'archivio dello stesso pittore e denaro liquido depositato in tre conti correnti. In più, in un successivo testamento olografo, la stessa signora Fabris identificava sempre il Comune di Pordenone nel Museo Civico destinatario del bene immobile consistente nella casa abitazione della signora Fabris in Castello d'Aviano, tra l'altro edificio sottoposto a tutela artistico-storica con decreto del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali. Sempre rispetto a quell'edificio erano stati eseguiti poco prima dei lavori di ristrutturazione sul tetto e lo stesso immobile grava tuttora di un mutuo che allora era ammontante a 160.000 euro. A seguito delle verifiche
lunghe e difficili svolte dagli uffici, oggi siamo a proporre al Consiglio Comunale l'accettazione di questa eredità. Anche verificata la relazione che è stata redatta dagli uffici, che evidenzia un attivo rispetto al valore dell'immobile di 290.000 euro, poi ci sono quanto è rimasto nei conti correnti dei tre conti correnti, e cioè 11.477 euro in un conto corrente, 25.000 nel secondo e sostanzialmente zero nel terzo. Il fatto che il mutuo che la signora Fabris aveva acceso era coperto parzialmente, quasi nella totalità ma non totalmente, da un contributo della Regione Friuli-Venezia Giulia, che all'atto della verifica attuale ammonta ancora a 127.500 euro, e poi la valorizzazione dei beni mobili, che erano i due quadri e l'archivio. Uno dei due quadri è stato valutato 15.000 euro e l'archivio è stato valutato 62.800 euro. Poi ci sono una serie di passività, la principale è ovviamente il mutuo, che ad oggi ammonta ancora a 133.894 euro, e poi tutta una serie di spese, servizi e pasti domiciliari, spese funebri, IMU e ICI al Comune di Aviano, parcelle varie di professionisti, per un ammontare di 146.222. Pertanto lo stato patrimoniale evidenzia un attivo di 360.578. L'intendimento dell'amministrazione è di accettare l'eredità, rispettandone ovviamente le indicazioni della signora Fabris, e prevedendo successivamente l'indicazione da parte di questo Consiglio Comunale della messa in alienazione dell'immobile. Credo di non aver dimenticato nulla, comunque eventualmente per eventuali quesiti siamo qua. Ci sono anche i tecnici che eventualmente possono chiarire alcuni aspetti che ovviamente io non sarò in grado di fare. Grazie Assessore. Richieste di chiarimenti? Consigliere Cardini, prego. Sì, grazie. Approfitto del fatto che ci sono anche i tecnici. Volevo due chiarimenti. Intanto volevo capire se era stata accettata, mi ricordo che era stato detto in commissione, ma non ricordo esattamente la risposta, se era stata fatta un'accettazione con beneficio di inventario oppure un'accettazione pura e semplice. E in secondo luogo volevo capire se era già previsto il modo in cui sarebbe stato adempiuto, non so se posso chiamarlo l'onere, da parte della signora Fabris a che venisse destinato il ricavato di una vendita o comunque l'utilizzo di quest'immobile a favore del museo, nel senso che mi pare che la volontà testamentaria della signora fosse ben precisa e che tutto sommato fosse gravata appunto da un onere, da un modus. Ecco, grazie. Chi risponde? Prego, Assessore. Sì, è una mia dimenticanza, ovviamente l'accettazione è con beneficio di inventario. Per quanto riguarda l'impegno dell'amministrazione, lo prevede la delibera sostanzialmente, e quindi l'amministrazione si impegna anche a rispettare il volere della signora Giulia Fabris, espresso in particolare nel primo testamento, nel primo dei due testamenti, e cioè quello di valorizzare la figura del nonno pittore. Per cui è chiaro che nella delibera noi prevediamo che le attività poi saranno anche destinate a questo scopo. Grazie. Richieste di chiarimenti ulteriori? Non c'è nessun altro iscritto, pertanto dichiaro aperta la discussione. Nessun iscritto, pertanto dichiaro chiuso il primo intervento. Passiamo al secondo intervento. Nessun iscritto, dichiaro chiuso il secondo intervento.
Prego, consigliere Sperotto. No, chiedevo solo, è un chiarimento perché è una discussione, se mi consentite. Chiedo al segretario Perosa solo se c'è questa possibilità eventuale, però la metto come eventuale, credo di aver un attimino compreso la questione, se c'era la possibilità di inserire un emendamento o la possibilità di verificare, siccome si dà nel deliberato la possibilità di alienare quanto prima c'è scritto il bene, magari vista le esigenze, credo che siano esigenze anche di bilancio, magari previa verifica di un'eventuale ristrutturazione, ma solo se finanziata da un ente esterno, cioè se ci dovesse essere la possibilità di trovare un finanziamento, credo regionale, di una ristrutturazione di questo bene, magari l'amministrazione, non so se questa amministrazione già potrà procedere all'alienazione, questa è una domanda, o se si può tenere aperta la chance eventuale, residuale, eventuale, di un'eventuale ristrutturazione, però previa riconoscimento di un contributo di un ente esterno. Era solo questo, mi scuso per il... Allora, la prescrizione di una vendita in tempi ravvicinati è una prescrizione di tipo contabile, cioè nel senso che ovviamente l'acquisizione di un bene di quella fatta, cioè di quell'età, di quell'importanza, ma anche in quello stato di manutenzione, ha bisogno di oneri di manutenzione non da poco, che in questo momento non sono previsti. Per cui l'indicazione, altrimenti bisogna prevedere altre posizioni di bilancio. È ovvio che questa è un'indicazione che è imprescindibile sotto l'aspetto contabile, ma è un'indicazione che poi deve essere recepita nel piano di alienazione, quindi non è automatica. Cioè, significa che in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione 2016 occorre inserire il bene nell'elenco dei beni da alienare, anche per poter recuperare il legato, perché in questo momento non c'è più, cioè non c'è disponibilità di liquidi. No? Se poi il Consiglio Comunale che approverà il prossimo bilancio lo potrà approvare nei limiti di quelle che sono le entrate come lo riterrà più opportuno, e quindi se ci sarà un finanziamento tutto è possibile. È ovvio che l'intervento va affiancato da un piano di gestione, perché non è un appartamentino, è un immobile in uno stato di manutenzione per una parte non molto adeguato, cioè una parte è stata al tetto opposto, eccetera, quella realizzata col mutuo, il resto insomma ha bisogno di importanti manutenzioni. Dopodiché, se poi si decide di fare qualcosa, ovviamente il Consiglio Comunale è sovrano, basta che indichi con quali poi coperture prevede non solo l'investimento, ma anche la gestione. Quindi è il Consiglio Comunale sovrano. In questo momento, in assenza di un bilancio, io con la giacca anche da responsabile finanziario ho dovuto chiedere questa indicazione. Perché diciamo che nell'arco di un 6 mesi, un anno, reggiamo a non fare investimenti, cioè interventi manutentivi rilevanti. Se passa più tempo c'è bisogno, insomma, le perizie lo dicono, insomma, di che entità trattiamo. Se trattiamo di centinaia di sì, attorno al milione di euro. Insomma. Quindi comunque non c'è una preclusione, tutto è possibile. Se però la situazione non si avvera, c'è un problema manutentivo su un immobile che è fuori territorio addirittura. Quindi, però il Consiglio Comunale è sovrano su come utilizzare le proprie risorse. Grazie. Bene, siamo alle dichiarazioni di voto. Prego, consigliere Cardin. No, non è... Sì, l'avrei già chiuso il secondo intervento.
Sì, ma aveva schiacciato solo lui, però. Io l'ho dichiarato chiuso, ho riaperto. Sentite, vabbè, fate un po'. Ditemi, cosa volete fare? Per me, primo, secondo intervento, se volete torniamo anche indietro. Cosa facciamo? Secondo intervento? Non capisco, però scusate, siamo alla fine di tutto, ma perché non vi scrivete con voi? Mi semplifichereste un po' la vita, così non capisco mai chi si vuole scrivere. Secondo intervento, consigliere Cardin? No, che cosa? All'esito di quello che ha detto il segretario, io cioè, ho un'altra... Prego, ha un'altra domanda, un altro chiarimento? Prego, allora chiarimenti, e dopo secondo intervento, bene, prego. Sotto mano la delibera, però io ricordo che in commissione era stato detto che la signora Giulia Fabris aveva lasciato la casa al museo, quindi io mi ricordo questo in commissione, no? Ah ecco, quindi non la casa, no? Ma anch'io mi ricordavo la casa. Sì, posso. C'è un legato per la valorizzazione delle opere dello zio. E poi, sì, poi, sì, sì, poi ha scritto museo, però il museo non esiste come entità giuridica a sé stante, cioè è il comune. Capisco che si lascia al comune quando si lascia al museo, ma la volontà è precisa in un senso determinato, nel senso che il comune è anche questa sala consiliare, ma un conto è lasciare alla sala consiliare, un conto è lasciare al museo, un conto è lasciare al comune. Allora mi chiedevo se in questa delibera non sarebbe stato meglio specificare il vincolo di destinazione, però chiedo a lei se è possibile, perché non lo so, della somma ricavata. Cioè, nel senso che io capisco che nel deliberato c'è, e me l'ha ricordato anche l'assessore prima, l'impegno dell'amministrazione al rispetto delle volontà in ordine alla valorizzazione della figura dell'opera, la figura dell'opera del pittore, però qui di provvedere all'alienazione del compendio immobiliare avuto riguardo alle limitate possibilità anche al fine di minimizzare ogni possibile spesa di manutenzione senza specificare che le somme destinate saranno poi utilizzate per la ristrutturazione del museo, per l'intitolazione di una sala, per una cosa specifica che venga eseguita. Sì, a me sì, una delibera così sembra un po' vaga, ecco. Può essere che non sia chiara il deliberato e quindi lo possiamo anche migliorare, ma al punto 2 del deliberato si dice di impegnare l'amministrazione al rispetto della volontà della defunta Fabris Giulia in ordine alla valorizzazione della figura e dell'opera del pittore Domenico Mazzoni. È chiaro che questo è l'intendimento dell'amministrazione. Questo significa sostanzialmente che noi potremmo anche decidere di... cioè non noi, perché chiaramente questo Consiglio Comunale approva questo deliberato. I prossimi consigli comunali possono anche decidere qualcosa di diverso, perché sono liberi di farlo, ma non ottempererebbero a quanto noi in questo consiglio comunale definiamo, e cioè che l'impegno di questo consiglio comunale è quello del rispetto della volontà della defunta Giulia Fabris, che peraltro non è espresso in tutti e due i testamenti, ma solo in quello pubblico. Cioè quello del notaio. Nell'olografo non c'è assolutamente nessun vincolo, nessun legato. Ma noi questo non lo diciamo nella delibera. Non diciamo che, non so, per fare un esempio, se il legato era vincolava i conti correnti che allora ammontavano a circa 50.000 euro, noi quell'importo destineremo. Noi diciamo che destiniamo, che l'impegno è per quanto riguarda l'eredità. Questo potrebbe significare che il Consiglio Comunale futuro è libero di utilizzare a questi fini, a questi scopi, l'intero importo
risultante dalla vendita dall'attivo, una volta pagati ovviamente le spese, i mutui, eccetera. Per cui io credo che, almeno, lo dico per come l'ho inteso io nel momento in cui ho letto la delibera fatta dagli uffici, è ancora più ampio rispetto a quella che era l'impegno che la signora Fabris citava nei suoi testamenti. Dopo non so se c'è qualche puntualizzazione da fare che si può chiarire ancora meglio, lo possiamo credo anche fare, ma voglio dire, mi pare abbastanza, a volte meno si scrive e meglio è nel momento in cui si può lasciare la possibilità di fare di più di quello che era l'impegno che ci dovevamo prendere. Bene, secondo intervento. Sì. No, in effetti chiedo scusa, pensavo di essere in un momento diciamo delle domande. Vabbè, invece siamo già al secondo intervento, quindi io sto alle rassicurazioni che sono state date rispetto al rispetto della volontà testamentaria della signora Fabris, così come mi è stato riferito. Questo era importante, perché su queste cose credo che sia corretto e doveroso da parte nostra rispettare le volontà, nel senso che i soldi che verranno introitati per questo lascito verranno destinati alle funzioni che erano state in qualche modo... Ecco, questo è quello che mi sento di rimarcare, perché diversamente sarebbe difficile da parte nostra approvare questa deliberazione. Con questa rassicurazione voteremo favorevolmente. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Freschi, prego. Sì, diciamo che più che un intervento è una riconstatazione, nel senso che le domande che si sono succedute mi pongono la necessità di fare questo passaggio. Nel momento in cui potrebbe essere, io ho letto il deliberato, concordo sui passaggi che sta facendo l'amministrazione, l'unico problema che mi pongo è quello della destinazione, cioè nel senso, nel momento in cui può essere alienata questo immobile, è il punto 2 che non riesco a capirlo, a declinarlo nella maniera più concreta, cioè tutto ciò che viene ricavato da quell'alienazione è vincolato al punto 2 della delibera, nel senso che deve essere destinato alla valorizzazione della figura del pittore, per cui in qualche modo legato in effetti all'ascito, al museo, perché mi pare che le cose sono in qualche modo legate, cioè forse io non conosco gli aspetti tecnici, giuridici e analitici, però da come interpreto la delibera ho l'impressione che tutto ciò che si può ricavare da un'eventuale alienazione debba avere questa destinazione. Corrisponde al vero o no? Sì, in termini formali, cioè, noi ci impegniamo sicuramente e prioritariamente al ripristino delle liquidità legate al momento in cui è mancata la signora, che erano circa 62.000 euro, somma che la banca ha utilizzato poi per le rate di ammortamento del mutuo. Poi è ovvio che se noi recuperiamo il finanziamento riusciamo anche a ripristinarla, ma se non lo recuperiamo l'unico modo per recuperare quelle somme è alienare, non è che ci sono tante. Dopodiché con quel tipo di indicazione non c'è un obbligo, cioè diciamo l'obbligo morale è ripristinare i 62.000, cioè che era la liquidità al momento. Dopodiché così come è costruita la delibera c'è un'indicazione del Consiglio Comunale comunque a valorizzare il museo, quindi alla volontà generale espressa
dalla signora, perché la signora ha detto il museo, cioè ovviamente poi il museo è dentro il sistema comune e quindi rispondiamo così come è scritto comunque all'indicazione dell'eredità. Quindi qui c'è un legato e un'eredità, ma ci sono due cose. Nessun altro iscritto? Bene, dichiaro chiuso il secondo intervento. Le repliche dell'amministrazione credo siano già state fatte o vuole parlare l'assessore? Prego, assessore. Solo ribadire un concetto, cioè sì. Io ritenevo e ritengo tuttora dal testo del deliberato che noi siamo andati oltre la volontà della signora Fabris, cioè abbiamo inteso, questo Consiglio Comunale intende impegnare i prossimi consigli comunali a rispettare in toto le volontà, senza mettere un vincolo in termini di denaro, per cui a mio avviso il prossimo Consiglio Comunale è libero di destinare l'intero ammontare, non solo i 60 e rotti mila euro che erano quelli che vincolavano con il legato l'amministrazione nell'accettazione della... anche oltre, fermo restando che comunque almeno quell'importo, cioè i 62.000 euro, devono essere rispettati così come da legato. Se vogliamo impegnare ulteriormente, io non lo so, ma mi pare che questo è uno spazio ampio per il prossimo Consiglio Comunale. Bene, grazie Assessore. Dichiaro aperte le dichiarazioni di voto. Nessuno iscritto, dichiaro chiusa la dichiarazione di voto e chiedo di dare avvio alle procedure di votazione. Pongo in votazione la deliberazione avente seguente oggetto. Proposta numero 13/2016, accettazione con beneficio di inventario dell'eredità della signora Giulia Fabris. Dichiaro aperte le votazioni. Dichiaro chiuso le votazioni. L'esito della votazione è seguente. Presenti 36, votanti 35, maggioranza 18, favorevoli 26, contrari nessuno, astenuti 9. La deliberazione è stata approvata. Non c'è l'immediata eseguibilità, pertanto passiamo adesso alla proposta numero 14/2016. Costituzione della fondazione di partecipazione denominata Fondazione per il Microcredito. La parola all'assessore... Al sindaco. Bon. Grazie Presidente. Sì, questa sera la nostra intenzione è, dopo il passaggio in commissione, di proporre alla vostra attenzione questa delibera relativa alla costituzione di una fondazione di partecipazione per il microcredito. La commissione ci aveva consentito di discutere in modo approfondito e dettagliato non solo gli aspetti generali ma anche gli aspetti specifici. Faccio solo una brevissima sintesi. Questo progetto nasce da lontano, è stato frutto di una discussione, di un approfondimento, solo l'ultima parte intendo dire, durata un anno e mezzo, nato in provincia, già con la provincia versione precedente, non si era per una serie di motivi concretizzato, l'abbiamo ripreso cercando di portare fino in fondo l'intenzione che, per dire la verità, in modo trasversale tutti condividono. Questa fondazione di microcredito ha come caratteristica quello di avere come finalità un microcredito sociale e quindi di avere come nell'obiettivo sia le famiglie, gli individui, le persone
che hanno determinate difficoltà, sia le imprese, ma cercando di far sì che la situazione, quanto queste persone o queste imprese affrontano, queste difficoltà possono essere superate non solo con un aiuto meramente economico, ma con un aiuto attraverso questa fondazione dato a persone e imprese per utilizzare al meglio questi denari e far sì che di fatto la loro posizione possa finalmente risolversi in modo positivo, quindi si passi da una pura situazione di assistenza ad quel welfare generativo, insomma trasformazione di fatto di situazioni di passività o di aiuto apparentemente a fondo perduto ad un reddito attivo da parte di persone e di famiglie. Quindi se vogliamo veramente vedere, c'è un unico titolo dietro alla delibera e alla fondazione di partecipazione, che è quello di aiutare il lavoro, che sia il lavoro individuale che sia il lavoro delle imprese. Non è evidentemente un organismo di concorrenza alle banche, non ha assolutamente velleità di questo tipo, ha in realtà la velleità di far sì che anche chi dal circuito bancario è escluso per definizione possa trovare non solo una sponda puramente monetaria in termini di risorse, ma soprattutto una guida ed un indirizzo. Allora, la faccio breve per poi approfondire con Stefano Franzina aspetti più specifici, ma alla Fondazione, la Fondazione per essere creata aveva bisogno di un patrimonio di almeno 300.000 euro, io dico le cose in modo un po' molto tecnico, ma insomma per portarvi a toccare con mano gli aspetti più significativi, questi 300.000 euro sono arrivati come patrimonio attraverso la provincia di Pordenone ed un appartamento che è stato dato, l'intenzione questa, alla fondazione stessa per consentire la creazione di questo patrimonio. Si fondava passa attraverso il fatto che chi entra come soggetto promotore, e li vedremo tra un momento i promotori, versi dei quattrini e i soldi che sono stati versati, poi li vedremo appunto. I nomi variano dai 5 ai 20.000 euro, il nostro ambito darà 20.000 euro, passa attraverso l'individuazione evidentemente poi di un istituto bancario, un erogatore vero del credito, che in funzione degli accordi fatti con la Fondazione riesca evidentemente a proporre questi crediti a tassi praticamente vicini allo zero. Cosa che abbiamo cercato di espletare proprio durante la definizione e la progettazione del tutto. Chi sono i promotori? Prima ci tengo a leggere brevemente la lista. Al momento sono la provincia di Pordenone, l'azienda per l'assistenza sanitaria numero 5 Friuli Occidentale, i 5 ambiti socioassistenziali della provincia di Pordenone, la Lega Coop e la Conf Cooperative, la Conf Artigianato e l'Unindustria, la CIS e la CGL di Pordenone, la Diocesi di Concordia Pordenone per il tramite della Fondazione Bon Samaritana Casa Samaritano Casa Madonna Pellegrina, Mission 2.0 Associazione di cittadini e cittadine della provincia di Pordenone, Cooperativa Sociale Itaca, Roncadin SPA, IAL FVG, la Mutua Nazionale Fondazione Cesare Pozzo e la Camera di Commercio di Pordenone. Mi preme sottolineare che il numero tra i soggetti promotori del tutto, i numeri, la parte del pubblico non è certo preminente, se avete letto la lista e avete visto i nomi. E come funzionerà? Sempre in modo sintetico, è chiaro che poi sicuramente Stefano e il segretario si addentreranno nei meccanismi con cui i soci promotori creeranno i soci garanti, eccetera, insomma questi meccanismi, ma alla fine
il tutto vivrà inizialmente su due figure, uno un presidente e un altro un direttore. Adesso vado nella parte più operativa. Noi, l'assoluta convinzione è che entrambi le cariche siano non remunerate, cioè siano a titolo gratuito, e questo sarà lo stile, no, della Fondazione, soprattutto nel momento iniziale, perché il fatto di far partecipare, avete visto i nomi, competenze e esperienze così diverse al microcredito, anche la valenza di far sì che quell'aiuto alle persone o alle microimprese che si rivolgeranno alla Fondazione e saranno scrutinate evidentemente dalla Fondazione per ricevere il credito, riceva appunto questo accompagnamento attraverso le esperienze e le competenze di quelli che ho elencato. Termino, prima di passare la parola, accennando al fatto che la creazione di una fondazione di questo tipo ci dà la possibilità, proprio perché ha specifiche caratteristiche, di poter pensare a partecipare a bandi europei, che su questo fronte l'Europa si spende abbastanza. In questo senso qualche cosa è già stato messo in atto, perché l'azienda sociosanitaria aveva già cominciato a partecipare, no, ad un progetto di questo tipo, per cui di fatto noi, se mi auguro che sia così, la Fondazione andrà avanti, useremo anche l'abbrivio di questo progetto europeo fatto dall'azienda sociosanitaria, azienda sanitaria, che ci darà quindi la possibilità di continuare su questo filone. Erano emerse preoccupazioni su chi era il destinatario di questi aiuti. Anticipo, abbiamo detto già durante la commissione, sono residenti del nostro territorio o microimprese del nostro territorio. È chiaro che non vogliamo favorire, diciamo, turismo finanziario dal microcredito, non è nemmeno questo lo spirito con cui una fondazione di questo tipo viene fatta, perché non è una fondazione bancaria, ma si rivolge alle persone che siano individui o siano nelle imprese, e questo è lo spirito vero, il centro dell'attenzione. E credo che questa fosse l'ultima cosa, sicuramente qualche osservazione verrà fuori ancora, ma il pacchetto complessivo della discussione che era stata fatta in commissione. Chiederei, visto che qualche dettaglio sicuramente l'ho saltato, chiederei, Presidente, a Stefano Franzin, responsabile dell'ambito, di dettagliare forse meglio degli aspetti operativi o contenutistici, solo per completare l'illustrazione. Sì, buonasera a tutti. In realtà il Sindaco ha già percorso i punti fondamentali di questo progetto. Io ricordo solo alcune cose. Nasce da un'attività svolta all'interno della pianificazione, del piano di zona, e nasce nel momento più forte, più virulento della crisi, dove i servizi sanitari, ma soprattutto sociali, si sono trovati di fronte a un'ondata di problemi crescenti. Di fronte a questa ondata, le misure che avevamo a disposizione, che abbiamo tuttora a disposizione, sono limitate e sono tipiche dei servizi che intervengono per la fascia di popolazione più fragile. E tuttavia ci siamo accorti, insomma lo sapevamo, non è che ci siamo accorti e basta, insomma lo si sapeva, che c'era una fetta di popolazione che colpita dalla crisi in realtà aveva tutte le chance per dare comunque una svolta positiva alla propria storia professionale, alla propria storia di vita, e non necessariamente dover rimanere agganciata ai servizi sociali in particolare. E uno degli strumenti che si utilizza proprio per la promozione, per far forza, insomma, sulle capacità, le possibilità di queste persone, di queste famiglie, è proprio il microcredito. Il microcredito è una cosa ben definita, il testo unico sui servizi bancari, ha una sua definizione sostanzialmente, ha anche un suo fondo nazionale al quale ampiamente gli istituti bancari non fanno ricorso, perché
il microcredito deve essere esercitato in corrispondenza di servizi che accompagnino l'erogazione di questo credito. E quindi è uno strumento che già esiste, ha le sue risorse e poteva essere in qualche modo utilizzato come leva per costruire qualcosa di nuovo su questo territorio e puntare verso il lavoro, verso l'impresa, anche se siamo sul settore della microimpresa, cioè qua siamo sui livelli piccoli, non c'è nessuna concorrenza con il credito all'impresa vera e propria, nel senso quella che abbiamo nell'immaginario nostro, ecco. Stiamo parlando di piccoli numeri, di dimensioni che servono proprio a svoltare le storie singole a volte, non a creare centinaia di posti di lavoro. Sì, ecco. E quindi questo poteva essere lo strumento che dava una svolta. E, che cosa ha aggiunto questo territorio che è totalmente diverso dalla storia di quasi tutte le fondazioni di partecipazione che sono nate finora? Ha fatto un lungo percorso, citava il sindaco prima, un anno e mezzo, anche di più, di lavoro, prima con gli operatori dei servizi, poi in dialogo con il privato sociale e le categorie del privato imprenditoriale, un lungo lavoro nel quale ha pensato che probabilmente su questo territorio non bastava un progetto di microcredito, l'avremmo costruito come ambito senza grossi problemi, affiliandoci ad alcune esperienze che ci sono già ben attrezzate, ricordo per micro per esempio, ho l'esperienza di Banca Prossima legata a Banca Intesa, ma abbiamo pensato che su questo territorio un segnale positivo sarebbe stato quello di creare una struttura comune a più soggetti e i più soggetti dovevano essere rappresentativi di questo territorio dal sociale pubblico, al privato sociale, all'imprenditoriale, al privato, vero e proprio profit. E così è stato ed è forse in questo senso, anche per chi si occupa di sociale, insomma come noi in particolare, è stato forse il percorso, diciamo, il risultato più idoneo a questo tipo di progetto, cioè al fatto che abbiamo pensato di creare una massa critica di dimensioni di area vasta, quindi non ci siamo fermati al progetto singolo del servizio sociale in collaborazione con una cooperativa, con una banca, ma abbiamo pensato di creare un vero e piccolo sistema di questo territorio riguardo al microcredito. Non è stato semplice perché mettere insieme diversi soggetti e mettersi insieme per creare un progetto di questo tipo non è stato semplice, e tuttavia possiamo dire che ci siamo riusciti, insomma, che siamo alle battute finali. E quindi in tutta la provincia, in tutti gli ambiti è stato discusso e approvato questo progetto e qui siamo adesso ad approvarlo. Sottolineo una cosa delle tante che si potrebbero dire rispetto all'attività che svolgerà questa fondazione. La fondazione non eroga direttamente microcredito, si appoggia a un istituto bancario, lavora su due filoni, uno è il microcredito all'impresa, alla microimpresa, non so, si potrebbero fare diversi esempi, ma a me viene in mente da ultimo, non so, qualche calzolaio avrà aperto da qualche parte, cioè quindi esperienze minime di economia, no? Ecco. E di accompagnamento alla microimpresa, e l'altro è il microcredito sociale, cioè quel microcredito che vanta già diverse esperienze in diversi comuni e che riguarda l'uscita da una situazione difficile, confusa di gestione del bilancio familiare, cioè si rivolge, aiuta le famiglie, i nuclei familiari a ristrutturare il proprio bilancio familiare e a rilanciare la propria economia familiare, ecco, con un accompagnamento serrato, un tutorato dedicato. E in entrambi i casi, oltre al tema della partecipazione alla fondazione che dicevo prima, in entrambi i casi il fattore importante di successo è l'accompagnamento. Quindi qui non trattiamo di un'istituzione che erogherà credito, perché lo eroga in partenariato con un istituto bancario che è stato selezionato sul territorio,
ma soprattutto attiva progetti e servizi di accompagnamento alle persone, perché tramite anche lo strumento del microcredito recuperino la capacità di costruirsi un proprio progetto autonomo legato anche a un reddito proprio. Ecco. Qui il passaggio nei consigli comunali è il passaggio fondamentale che fa partire la fondazione, oltre alla messa a disposizione del patrimonio da parte della provincia. Dopodiché, conclusa questa fase, siamo pronti per andare appunto dal notaio e far partire questa esperienza, un'esperienza che è già in parte partita grazie a questo progetto europeo che abbiamo vinto assieme all'azienda sanitaria e che già ora sta costruendo gli staff e gli strumenti per gestire i servizi di questa fondazione. 400.000 euro erotti in 3 anni. E, insomma, abbiamo già un progetto ancora prima di costituire la fondazione. Penso che anche un'occhiata veloce che possiamo dare al business plan ci fa dire che il piano finanziario che mettiamo in atto è sicuramente prudenziale rispetto alle potenzialità e al filone che stiamo inaugurando. Ecco. Il giorno, la sfida vera poi partirà, conclusa questa, partirà dal giorno dopo la firma del notaio. Ecco. Grazie. Richieste di chiarimenti. Consigliere Sperotto, prego. Era solo un chiarimento di una domanda che non avevo fatto in commissione. Non ripeto le domande che ho già fatto, ovviamente. E ci è stato spiegato appunto che per necessità ovviamente vincolate anche dal panorama normativo, poi l'erogazione finale procederà, diciamo, materialmente l'istituto bancario, giusto? Quindi in questo caso Friuladio, se non mi ricordo male. Ma siccome ovviamente questo tipo di deliberazione e l'istituzione di questa fondazione la vedo come una necessità, mi trovo anche un po' un cortocircuito, nel senso che nel momento in cui il sistema bancario e questo microcredito è fatto proprio perché per evitare che molte persone in Italia, sono circa il 20-25%, vengono escluse dai servizi bancari, però alla fine siamo in qualche modo costretti a rivolgerci sempre allo stesso servizio per l'erogazione anche di questo microcredito che vuol eliminare quel problema. La mia domanda è, cioè, sull'erogazione finale procederà la banca, ma la regolamentazione, spero, e gli indici siano assolutamente diversi e i criteri assolutamente diversi rispetto a quelli che vengono richieste, le garanzie richieste rispetto a qualsiasi tipo di finanziamento, perché altrimenti usciamo, tra virgolette, dalla porta per rientrare dalla finestra. Sollevando ovviamente una questione nazionale, nel senso che forse questo Paese, il nostro Stato, avrebbe la necessità di darsi delle regole per quanto riguarda il microcredito diverse da quelle che sono appunto le regole ordinarie, perché se no rischiamo veramente di non riuscire a aiutare fino in fondo delle persone che non accedono ai servizi bancari o delle piccole attività imprenditoriali che senza l'accesso a questi servizi possono veramente attivarsi dal punto di vista di impresa e fare una piccola economia. La fondazione serve a questo, cioè serve a creare le progettazioni, i vincoli, le condizioni per cui persone e famiglie non bancabili, cosa si dice, no? In termine tecnico, invece possono accedere a questo percorso, e il partner bancario è appunto un partner che sta ed è stato selezionato tra quattro partners con una batteria di indicatori studiati apposta con il comitato che ha promosso questa fondazione, quindi con tutti i soggetti che ha citato prima il sindaco, e partner, quindi è sostanzialmente un ente funzionale alla fondazione. La fondazione poi costruisce percorsi, regolamenti, attività che vengono elaborate in proprio, ovviamente, che cercano di aprire uno spazio diverso da quello che c'è in questo momento. Non è escluso anche che la fondazione promuova alcuni strumenti nuovi, anche di tipo finanziario,
sempre in collaborazione con gli istituti. Ad esempio le obbligazioni di territorio, cioè la raccolta di denaro legata alle progettazioni che stanno sul territorio, per esempio. Non è escluso che pensi a progetti e attività che replichino attività di successo come quelle delle mutue. Un esempio che ha seguito poi anche il processo di costruzione di questa fondazione è la MAG di Verona, che ha più di 30 anni di esperienza in questo senso. Ecco. Quindi sì, penso sia totalmente positiva la risposta al quesito. Ecco. Sì, più i tassi, scusami, ricordava. Sì. Il tasso è un elemento fondamentale, sicuramente. Ricordavamo anche in commissione, no, il collega Francesco ti ricordava che una delle esperienze di maggior successo in Italia del microcredito è Per Micro, l'Agenzia di Milano che opera su Torino e anche Padova, qui vicino a noi, e i tassi che applica Per Micro sono sull'impresa e sono tassi ai quali noi non vorremmo attestarci, ma vorremmo stare decisamente al di sotto, ecco perché è una compagine così ampia di soggetti, mentre lì c'è un'agenzia legata a Banca Intesa, queste sono le due, c'è cioè un territorio che si mette assieme, lì un'agenzia specializzata. Questa agenzia, tuttavia, che è un'agenzia di successo, applica al microcredito sociale il 4-5% e all'impresa il 7%. Ecco. Allora noi diciamo, se funziona quell'esperienza lì, ed è testata perché lo abbiamo verificato, perché non dovrebbe funzionare a maggior ragione, no, l'esperienza che mettiamo noi in campo, totalmente originale rispetto al gruppo che mette in piedi questa fondazione sostanzialmente, e fa pesare questo tipo di progettualità, di intenzionalità anche verso il partner bancario? Sì. 1%, dice. Auspicabile. Altre richieste? Consigliere Cabibbo, prego. Sì, grazie Presidente. A seguito poi della commissione, io ho fatto una ricerca veloce e vedevo che nella relazione, no, che c'era stata consegnata, quindi progetto di costituzione di una fondazione di partecipazione, si diceva che la normativa è in attesa dei decreti attuativi, cioè si cita l'articolo 111 del testo unico bancario, però si dice che i decreti attuativi sono in attesa di essere emanati. In realtà, però appunto qui chiedo chiarimenti su questo. Io ho trovato un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, 176 del 2014, che appunto reca disciplina del microcredito in attuazione dell'articolo 111. Allora volevo capire come si conciliano queste due cose, cioè perché mi pareva che non tornasse questa cosa. E poi, rispetto a quello che appunto era stato anche detto, come mai si è scelto un limite di microcredito sociale come importo di 5.000 euro, anche se in realtà poi la legge consentirebbe un importo massimo di 10.000. Allora, rispetto alla legge si parla di decreti attuativi, e quindi più di un decreto evidentemente, ma lì lo citiamo anche nel testo progettuale, il riferimento è alle attività che già il governo ha messo in atto per la messa a disposizione dei fondi per il microcredito, tant'è che è già attivo in effetti, cioè c'è già un fondo regolamentato a livello nazionale su questo. E quindi probabilmente a questo fa riferimento il regolamento attuativo che lei citava, e anche ai limiti, alle modalità. Noi non ci limitiamo ai 5.000, facciamo riferimento ai 25.000 per il microcredito all'impresa e ai 5.000 estensibili ai 10 per quanto riguarda il microcredito alla famiglia. Nell'esperienza che abbiamo avuto, cioè nelle esperienze che abbiamo già avuto sul territorio, il termine dei 5.000 al momento, solo per l'esperienza che abbiamo avuto noi rispetto ai servizi, noi non dico solo Pordenone, dico
provincia, San Vitto, mi ricordo se anche Sacile ha avuto esperienze di questo tipo, il livello dei 5.000 è già una cifra congrua, ecco, rispetto alle progettazioni che vogliamo mettere in atto, tenendo, ripeto, il focus fermo sull'accompagnamento, sul tutoraggio, sulla relazione che nasce tra fondazione e quindi equipe, volontari della fondazione e le persone che accedono ai servizi e ai progetti che mettiamo in atto. Grazie. Altre richieste di chiarimenti? Nessuno è iscritto? No. Prego. Telefono forse. No, ma mi scusi. In realtà ciò che le ha chiesto Cabibbo non è fuori dal mondo. Perché qui ho il decreto. E siccome definisce in attuazione dell'articolo 111 del TUB, decreto del ministro, mi appassiona questa cosa, perché guardi che in Italia si va avanti così, soprattutto di questi tempi. Decreto del ministro delle finanze 2014 dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 111 del TUB e dice cosa è l'attività che rientra nel microcredito per le imprese, per le famiglie, stabilisce i limiti e tutto quanto. Secondo me c'è innanzitutto una cosa, lei mi dirà, ma guardi, lei consigliere del MAS è veramente fuori dal mondo, lasci perdere. La prima cosa evidente che stride con tutto questo è che la gestione o l'organizzazione di tutta questa vicenda parte nelle premesse di una legge regionale dei servizi sociali integrata. Il TUB ha una visione completamente diversa. E lo dice questo decreto, soprattutto per le imprese, il microcredito è destinato prevalentemente alle imprese che nascono, questo è il concetto, mentre voi avete una visione diversa. Stabilisce sempre questo decreto beneficiari, caratteristica delle attività, finalità dei finanziamenti, servizi ausiliari, chi può farlo e chi non può farlo. Chi può svolgere un'attività che non è un'attività bancaria di raccolta e gestione dei risparmi e quando invece si entra in un'attività bancaria. Bene, io ho l'impressione che qui si continui con un livello un po' approssimativo. Non certo per lei, dottore, per gli uffici, ma perché c'è in questo territorio una compagine che è sempre la stessa, che utilizza sempre le stesse cose, che vuole fare il microcredito prima dalla provincia, poi adesso dal comune, poi dalle altre parti e non sa neanche di cosa parla. State attenti perché questo secondo me, così come lo vedo, la vedo impostata, non le dico altro, voi qui richiamate lo studio del professor Florian. Sarà un emerito professionista, non mi dica che a Pordenone non abbiamo nessun notaio in grado di fare queste cose. Non mi dirà, per esempio, che voi oggi ci chiedete di approvare, qui finisco, lo schema di uno statuto di fondazione dove alla fine, leggo nella relazione, è lo stesso a chiedersi, bisogna verificare se nella regione Friuli Venezia Giulia bisogna mettere un revisore o tre. Ma per piacere! Ma leggete almeno le carte ogni tanto, Almeno cambiate, ditegli a Florian che si informi sulla legislazione del Friuli Venezia Giulia. Bene, nessun'altra richiesta di chiarimenti, pertanto dichiaro aperta la discussione. Consigliere Salvador, prego. Grazie Presidente, molto brevemente. Volevo ringraziare il sindaco Claudio Pedrocchi, il presidente della provincia, perché ha preso a cuore questo progetto che poi è stato portato avanti da Stefano Franzin, il direttore Stefano Franzin. Lo ringrazio perché credo che sia uno strumento che lascia in eredità
alla prossima amministrazione comunale che ne potrà utilizzare, e spero che non passi troppo in sordina, visto che siamo forse, credo, all'ultimo consiglio comunale. In realtà, sindaco, questo è uno degli strumenti che trovo più riformatori e più innovatori che lei lascerà in eredità alla prossima amministrazione, perché riguarda proprio una capacità di fare welfare attraverso il sistema migliore che si può fare, ovvero il lavoro. E giustamente il direttore Stefano Franzin ha evidenziato come questo strumento è nato in un periodo di recrudescenza della crisi. Proprio la crisi ha fatto sì che si potessero pensare strumenti nuovi. Lo strumento nuovo ne è uscito adesso, che sembra che la crisi sia quasi, come dire, volga al termine, anche se in realtà la frustata peggiore è questa, lasciando sul campo moltissime persone. Questo significa che però questo strumento riguarda quelle persone che non sono croniche attraverso l'assistenza sociale del welfare, bensì si rivolge a quella sfera grigia, si può dire, che rischia di portare al cronicismo l'assistenzialismo e cerca di risollevare attraverso il lavoro le persone dal sistema welfare. Quindi io la ringrazio, Presidente e Sindaco, nelle sue due vesti, per aver creduto a questo strumento che finalmente portiamo a delibera e che rimarrà in eredità anche la prossima amministrazione, la quale spero continuerà ad alimentarlo, nonostante, considerando anche il fatto che come dire, gli sforzi e la tessitura di relazioni che questo strumento, anche attraverso il lavoro del direttore Stefano Franzin, ha portato sì che il ruolo dei privati sarà fondamentale nella costruzione e nello svolgimento del lavoro della Fondazione, riguardando anche una disponibilità di poter partecipare, è vero, ed è anche un altro elemento di innovazione, ai bandi europei come strumento è fondamentale. Grazie Presidente. Grazie Consigliere. Nessun altro iscritto? Consigliere Cabibbo. Grazie Presidente. Sì, anche in Commissione avevo sottolineato la bontà di questa idea e dell'operazione, diciamo, di per sé. No? Naturalmente qui noi abbiamo tra le mani questa sera una delibera che va a prevedere uno strumento che può anche essere un buon strumento, soprattutto in un momento in cui gli istituti di credito dovrebbero essere chiamati solamente banche, perché ormai di credito ne fanno ben poco, se non a quelli che i soldi li hanno già, no? Quindi direi che così, insomma, provo anche una certa soddisfazione nel verificare che un'amministrazione sostenuta dal Partito Democratico, che in quest'ultimo periodo si è prodigato nella difesa delle banche, degli istituti bancari, finalmente fa qualcosa anche per le persone che hanno realmente bisogno, e sia per le persone, perché è stata sottolineata la centralità della persona, sia anche per le imprese, le microimprese. Ciò che però, diciamo, lascia un po' perplessi in questo tipo di operazione è innanzitutto quel peccato originale che da qualche mese a questa parte vi contraddistingue come amministrazione, cioè il fatto di portare a compimento tutta una serie di iniziative che prevedono poi cariche e nomine in zona Cesarini, e quindi prima della scadenza del mandato, che arriverà fra pochi giorni, fra poche settimane. E poi le modalità operative, che secondo me non sono poi così chiare. Allora, a prescindere dal fatto che mi è stato detto in Commissione che la stipula di questa dell'atto costitutivo della Fondazione è previsto per metà maggio e ancora non è stato stabilito chi farà il Presidente e chi saranno i componenti dell'organo che ha l'amministrazione effettiva, cioè il Consiglio di Gestione della Fondazione. E vabbè, ma questo è importante, perché è importante che uno strumento buono, ripeto, come questo deve essere gestito bene, e ovviamente la buona amministrazione di uno strumento passa anche dalle
dai soggetti, dalle persone che saranno preposte a far funzionare tutta questa macchina. Quindi non è un aspetto secondario quello che era stato anche richiesto di sapere, ma che di fatto non possiamo sapere, perché ci è stato detto che non si sa chi sarà il presidente, non si sa chi saranno i componenti del consiglio di gestione. Quindi, ripeto, buona l'idea, buona la macchina, ma non diciamo abbiamo contezza di chi sarà a gestire effettivamente questo strumento, quindi non possiamo ovviamente ancora sapere come opereranno, speriamo sicuramente bene, e naturalmente tutto poi dipenderà da chi saranno i partner istituzionali e privati. Abbiamo già un elenco che prevede però una netta preponderanza di enti di tipo pubblico, vedo pochi imprenditori, pochi diciamo soggetti privati, speriamo che questo strumento possa poi far confluire e far partecipare, visto che è uno strumento aperto e quindi inclusivo, anche altri soggetti privati. Però, ripeto, anche dal punto di vista operativo, qui ci sono alcune problematiche. Allora, innanzitutto, perché limitare a 5.000 euro quando la legge consente di arrivare fino a 10.000 euro per quanto riguarda i soggetti privati, perché è vero che probabilmente le persone fisiche che si trovano in difficoltà e in particolare condizione di vulnerabilità economica o sociale chiedono un contributo per affrontare situazioni di emergenza che possono essere, non so, il pagamento delle bollette, gli affitti o altro, o piccoli, diciamo, debiti accumulati nel tempo. Però è anche vero che questa soglia di 5.000 euro è una soglia, secondo me, abbastanza bassa, che è facile superare. Quindi, visto che lo strumento lo prevede, perché già limitare quando invece è possibile arrivare oltre? Poi sarà casomai l'organismo che operativamente verificherà la possibilità e farà le delibere in base a quelle che saranno anche le disponibilità. Però ecco, precludersi questa possibilità fin da subito mi sembra, diciamo, poco corretto. Poi altra cosa è questa, cioè questo decreto attuativo che ho citato prima, appunto questo decreto attuativo che è il numero 176 del 2014, in realtà è un vero e proprio decreto di attuazione dell'articolo 111 del testo unico bancario che disciplina il microcredito, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il 17 ottobre 2014 e che è entrato in vigore nel 2015. Ora, qui, in questo decreto attuativo, che quindi, diciamo, non è vero che la normativa è in attesa di attuazione da parte del Ministero, si danno delle indicazioni ben precise, e quindi vorrei capire se queste indicazioni ben precise sono, diciamo, vincolanti per i soggetti che intraprenderanno questo tipo di attività, oppure se la legge regionale o la libertà dell'atto costitutivo e del funzionamento di questi organismi potrà superarle. Perché, vedete, nel titolo secondo si parla di requisiti dei finanziamenti destinati a promuovere progetti di inclusione sociale e finanziaria. Quindi, in modo particolare, il titolo è dedicato alle persone fisiche. Quindi lasciamo da parte un attimo il discorso del microcredito alle imprese, che bene o male, insomma, è abbastanza delineato, anche se, come giustamente diceva il consigliere Dalmas, il decreto attuativo parla di avvio di imprese, quindi anche questo non mi pare che emerga in modo chiaro, cioè se questi finanziamenti, se questi prestiti si riferiscono solo a imprese che devono essere avviate oppure no, e in tal caso come si concilia con il dettato di legge. Però anche rispetto alle persone fisiche, qui si dà proprio una indicazione ben precisa di alcuni requisiti che qui non ho trovato. Ad esempio, possono accedere a questo tipo di credito
le persone che si trovano in condizioni di particolare vulnerabilità ed elenca quali espresse condizioni: lo stato di disoccupazione, la sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per cause non dipendenti dalla propria volontà, sopraggiungere di condizioni di non autosufficienza propria o di un componente il nucleo familiare, significativa contrazione del reddito o aumento delle spese non derogabili per il nucleo familiare. In più, i finanziamenti sono vincolati, perché la legge, e quindi con il decreto attuativo, dice che i finanziamenti sono destinati all'acquisto di beni o servizi necessari a soddisfacimento dei bisogni primari del soggetto finanziato o di un membro del proprio nucleo familiare, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, spese mediche, canoni di locazione, spese per la messa a norma degli impianti della propria abitazione principale, per la riqualificazione energetica, tariffe per l'accesso a servizi pubblici essenziali, quali servizi di trasporto, servizi energetici, spese necessarie per l'accesso all'istruzione scolastica. E poi ancora va avanti e pone tutta una serie di paletti. Allora, io da quello che ho visto in commissione, ma spero appunto di non sbagliarmi, ma non ho visto delle indicazioni precise, quindi qui l'invito è questo, quello di dire: va bene questo strumento, può essere un utile strumento, ma attenzione a come lo utilizziamo, attenzione a quelli che saranno i criteri con i quali verranno assegnati questi crediti a tassi agevolati o comunque vicini allo zero, perché, ripeto, qui bisogna anche tenere conto di quello che è prescritto dalla legge e di quello che questo strumento di microcredito deve poter fare, altrimenti rischiamo di fare una bella operazione pre-elettorale, ma di non andare effettivamente incontro alle esigenze delle persone, delle famiglie e delle imprese di far funzionare in modo corretto questo strumento. Grazie consigliere Cabibbo. Consigliere Collaoni, prego. Ho già assistito in commissione alla presentazione, non voglio aggiungere molte cose rispetto a quelle che sono già state dette, ha già parlato tra l'altro il consigliere Salvador. Io volevo sottolineare due aspetti, uno che in qualche misura è, se volete, personale. Io sono qua da un tempo non lunghissimo, ma insomma da qualche anno, e appena sono arrivato, una delle prime parole che ho imparato, sebbene io per professione dovessi essere esperto di parole, è stata la parola sinergia. E c'è stato uno spreco in questi anni di questo termine. E devo dire che sono stati approvati e portati a termine progetti validissimi, iniziative lodevoli, compiti veramente impegnativi. Di sinergia ne ho vista relativamente poca, o perlomeno minore della quantità dell'uso della parola. Questo particolare progetto che è stato presentato, anche proprio fisicamente, dal fatto che in commissione fossero qua il rappresentante della provincia, il rappresentante dell'ambito, il rappresentante dell'azienda sanitaria, che ha avuto tra l'altro un ruolo importante da quello che ho capito, almeno dalla presentazione, insomma, lui ha avuto una parte significativa nell'illustrare, nello spiegare. Devo dire la verità che questa mi sembra una di quelle iniziative che in questo caso non usano indebitamente il termine sinergia. Ci sono enti, istituzioni, pubblici, privati, insomma mi pare che la partecipazione sia stata convinta, almeno dalla presentazione, e credo che la bontà del progetto e soprattutto l'attuazione che ci aspettiamo naturalmente dipenda o possa dipendere in misura significativa proprio da quella compartecipazione che almeno ho visto nella presentazione c'è stata,
e che è importante in questi casi qua. Sono cose che non si fanno da soli o per iniziativa di uno o dell'altro, si fanno tutti insieme. E questo, ripeto, anche per così motivi, se volete, in qualche misura personale, mi fa molto piacere. Finalmente questa parola è appropriata a questa situazione. L'altra cosa che volevo sottolineare, del resto nella presentazione del dottor Franzin l'ha detto, è l'accompagnamento. Io credo che sia la chiave, una delle chiavi, ma sicuramente una chiave importante del successo che mi auguro abbia questo progetto. E le persone qui, le persone, non le aziende, le persone, anche questo è stato sottolineato, non sono lasciate sole in questo percorso. Potrebbero avere delle difficoltà. Credo che il progetto preveda che ci sia proprio un'assistenza, appunto un accompagnamento, una presenza costante nella prosecuzione, perché dopo il microcredito deve avere in qualche modo un frutto che ne ricava. Se non ho capito male, e questo mi sembra anche questo importante, se un gruppo, chiamiamolo così, uso questo termine un po' generico, se volete, di ex bancari che accompagnerà a livello di volontariato o quasi, questo non l'ho capito, ma non è importante, di volontariato, benissimo, ancora meglio naturalmente, che, come dire, supporterà questo percorso. E mi sembra, dico, tra anche gli altri pregi che non occorre neanche che io stia ad illustrare perché sono già evidenti, credo che questo sia un aspetto molto importante che a mio avviso dà anche il senso di efficacia in prospettiva, ma soprattutto anche assolve a quel compito di solidarietà che mi sembra importante proprio nello spirito di questo progetto. Grazie consigliere Collaumi. Consigliere Freschi, prego. Grazie Presidente. Bene, arriviamo all'approvazione di questa delibera che traccia veramente un percorso interessante perché si sono messi attorno al tavolo più soggetti, se non ricordo male quello che diceva il funzionario Franzin al precedente incontro in commissione, si è partiti con 7 soggetti, se non ricordo male, e si è arrivati a 20. Penso che sia stato fatto veramente un lavoro di tessitura, un lavoro di raccordo che poche volte riesce così compiutamente. Il fatto che tutto il territorio sia stato coinvolto in questo tipo di operazione è la dimostrazione di quanto il problema sia un problema particolarmente sentito e che abbisognava di risposte altrettanto robuste, altrettanto serie. Per cui il lavoro che è stato fatto anche in commissione, come è stato esposto, come sono intervenuti i consiglieri e le precisazioni che sono state fatte, è stato un lavoro di sicuro arricchimento per ciascuno di noi e va dato atto all'amministrazione e soprattutto, e mi permetto di dirlo, a Stefano Franzin, al dottor Franzin, di aver messo parecchio del suo in questo tipo di lavoro, parecchio impegno e che va debitamente riconosciuto. Questa amministrazione si è sempre in qualche modo distinta per un'attenzione nel campo del sociale, un'attenzione che è stata accentuata dagli anni che abbiamo trascorso, che stiamo trascorrendo, anni di particolare crisi economica che ha messo in evidenza una serie di aspetti e puntualizzazioni che necessitavano anche di risposte altrettanto nuove, altrettanto originali e altrettanto impegnative anche, se vogliamo, dal punto di vista della loro traduzione nel pratico. Questa sera arriviamo ad approvare questo tipo di delibere, di fondazione, ma non lo facciamo solo noi, lo fanno anche in contemporanea altri enti pubblici che sono coinvolti in questo tipo di progetto. Il fatto di aver messo insieme
pubblico e privato, associazionismo, volontariato, diocesi, è la dimostrazione che un territorio in un momento di difficoltà come questo o si mette insieme o fa sinergia o altrimenti i progetti sono destinati in qualche modo ad affievolirsi e a perdersi. Per cui da parte nostra diciamo che c'è tutta l'approvazione a questo tipo di percorso. L'abbiamo, come dicevo prima, approfondito in commissione, ne abbiamo recepito i contenuti e le finalità e ci pare che soprattutto focalizzare l'attenzione sugli stati di vulnerabilità che la nostra società presenta dal punto di vista dell'attenzione alla persona, dell'attenzione alle famiglie e dell'attenzione a coloro i quali vorrebbero fare impresa ma le condizioni economiche non lo permettono, sia porre veramente in primo piano l'aspetto del sociale a cui noi ci abbiamo tenuto come programma amministrativo e ci teniamo, e coloro i quali ci succederanno in questo Consiglio Comunale avranno in mano veramente uno strumento importante, efficace, uno strumento che permetterà di affrontare le situazioni di difficoltà alla quale il progetto che ci è stato presentato cerca di far fronte. Per cui il nostro sarà, lo dico sin d'ora, senza dover intervenire poi in dichiarazione di voto, sarà un voto di sostegno, di approvazione a questo deliberato. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Dalmas, prego. Sì, ovviamente mi associo a quanto dice quest'Aula nei vari interventi che ci sono stati. E non possiamo che esprimere il nostro plauso all'iniziativa che, se non ricordo male, ma già il sindaco prima lo ha detto, era stata avviata dalla provincia di Pordenone, mi pare, insieme con le varie associazioni pubblico-private che esistono, no? E le cose poi sono rimaste ferme, adesso le avete riprese, c'è un po' la necessità, come atto credo anche politico dell'amministrazione, insomma, di portare questa delibera per avviare un percorso che ha lo scopo dichiarato di venire incontro alle imprese in difficoltà e alle famiglie in difficoltà. Però chi è contrario a questo? Nessuno. Possiamo dirci contrari a questa cosa? Caro Colleoni, non siamo contrari, siamo sinergici. Anche noi siamo d'accordo con te. Ma io mi asterrò perché non credo tanto nell'efficacia di queste cose, credo nella vostra buona fede, credo nella vostra buona volontà, ma credo che sia poca cosa. Probabilmente noi viviamo in un sistema complesso normativo dove gli aiuti vietati dalla comunità europea sotto il concetto della concorrenza sleale, siano aiuti alle imprese, siano aiuti alle famiglie, hanno imposto al legislatore anche quella funzione, non dico di welfare attivo, ma di possibilità, insomma, di redistribuire anche la ricchezza guardando a chi ha bisogno di più in questo momento. La comunità europea ha posto, noi ci siamo imbrigliati, quindi possiamo fare ben poco, ecco per cui nascono, io credo, anche questo tipo di iniziative, ben sapendo che c'è il problema delle banche, insomma tutte queste cose complicate. Ma se io scorro l'elenco, di privati ne vedo pochi, caro amico. Roncadin Spa è un privato, gli altri sono privati con i soldi degli altri,
sono quel terzo settore che per me è un mistero della fede, tu che sei uomo di chiesa, è un mistero autentico della fede. Sono la solita camera di commercio, la solita associazione industriale, gli artigiani, tutti questi. Insomma, il concetto è molto semplice. Non parliamo dell'azienda 5. Sai che oggi il direttore, sai che il direttore dell'azienda 5 è andato via? E va via, va a Trento? Va a Trento? Io mi sarei aspettato che il sindaco ci avesse detto qualcosa in merito a questa partenza. Visto che ce l'ha portato qui, ci ha detto che tutto va bene, anche sull'ospedale e tutto il resto, non poteva mancare la citazione, però se ne va. Insomma, ci dice perché il direttore generale dell'azienda 5, dopo la riforma meravigliosa che avete fatto, dopo neanche un anno di incarico, se ne va via da Pordenone? Mi dice perché? E i giornali andranno a vedere perché realmente è andato via, forse perché ha detto la verità, forse perché ha detto la verità quando è venuto qui in consiglio comunale raccontando le difficoltà che sta vivendo in questo momento. Non c'entra lei Franzin, lei si tappi le orecchie, lei si tappi le orecchie. Eppure questa messa in scena continua da 5 anni e oggi anche questa delibera è l'ennesima messa in scena. Quando sarà pronta questa fondazione, voglio vedere, quando incominceranno a donare i primi 5.000 euro. Scusi, busso alla fondazione, mi può dare 5.000 euro perché non pago l'affitto? Eh no, servizi sociali, c'è la legge del 2006, fantastica della regione. Anzi, scusa, no, ma c'è la morosità incolpevole, 210.000 euro, che ritorniamo allo Stato, perché non siamo in grado di spendere. E qua arrivate con una robetta, questa è una robetta, caro Franzin, lei fa il suo mestiere, ha pagato per farlo, ma qui dentro, di che cosa parliamo? Di 300.000 euro di una casa? 300.000 euro di una casa? E questa la potente dotazione di chi vuole contribuire a risollevare le sorti della povertà che abbiamo davanti? Guardi, per carità, tutto può servire. Vi auguro che questa iniziativa abbia successo, perché evidentemente c'è qualcuno che sta veramente male in questo paese. E forse se c'è qualcosa che gli dà la possibilità di incontrare un minimo di beneficio, nessuno certamente oggi può mettersi di traverso. Ma mi permetta di dubitare sulla capacità e sull'efficienza di questi strumenti, sulla vostra capacità operativa, sul fatto che non sapete nemmeno che c'è il decreto del 2014 che vi dice cosa potete e cosa non potete fare, sul fatto che già quel decreto è una schifezza, perché se uno gli diamo 10.000 euro e deve restituirli, come dice lo Stato, in 5 anni, gli conviene andare in banca che fa prima. Gli conviene andare in banca che fa prima. Per cui il mio voto è un voto di astensione. Voi siete coloro i quali fanno parte di un sistema che ha governato questa città da 15 anni, sta sgovernando la regione Friuli Venezia Giulia. Oggi c'è stata un'importante decisione nel Tribunale di Trieste, sede di Corte d'Appello, dove si mette in gioco la legittimità politica del Presidente della Giunta regionale per elezioni che avete vinto, che ha vinto sulla base di regole allora truccate nel 2013. Questa è la verità politica che spero venga fuori. E adesso basta, perché non vi vedrò più e quindi non è il caso di continuare. Grazie. Prego, consigliere Sperotto. Allora, grazie Presidente. Noi vediamo con favore questo, lo chiamiamo uno strumento,
Devo dire che se di microcredito si parla ormai di, da tanti anni, però viene, il microcredito era ancora quello che facevano, quindi viene veramente molto lontano gli antichi Monti di Pietà. Quindi vediamo che in un'era, nel 2016, anche nel comune di Pordenone si vede costretto a riprendere in mano dei vecchissimi istituti appunto di credito, perché la crisi ormai è arrivata fin qua in un modo stringente. Una crisi che è stata determinata, purtroppo lo sappiamo, anche da alcuni strumenti finanziari, da un sistema bancario e un sistema economico che ha creato in parte questa crisi. E quindi ci troviamo in qualche modo a dover dare la possibilità a una fascia della popolazione che non ha accesso ai servizi bancari, che nel mondo si aggira circa l'80-90%, e il nostro paese è molto alta ugualmente, addirittura il 25%. Io mi ricordo diversi anni fa si parlava di microcredito legata alle piccole, appunto piccolissime imprese che nei paesi africani avviavano magari imprenditoria di tipo femminile per cercare appunto di fare una piccola economia. Questo ragionamento mi ha portato e ci porta sicuramente ad avere un'idea favorevole di questo istituto, che poi sarà nelle mani di chi governerà questa città. Ma il fatto che andiamo ad incidere con degli strumenti così particolari anche in questi consigli comunali, penso ad esempio al regolamento dei beni comuni, penso a questo strumento, secondo me inevitabilmente mi porta a un ragionamento che il comune del futuro e il sindaco del futuro sarà veramente un sindaco che dovrà avere una visione di comunità molto stretta, avere veramente vicinanza ai piccoli progetti piuttosto che ai grandi progetti, alle piccolissime imprese rispetto che le grandi imprese, alle persone. Ci dovrà essere una stretta vicinanza, perché credo che l'economia fatta sui grandi numeri, anche a livello locale, abbia delle difficoltà a sostenere poi l'economia delle famiglie. E quindi credo appunto che le amministrazioni del futuro dovranno fare proprio dei conti, dei piccoli conti, perché saranno sempre più piccoli conti, ma con delle realtà molto legate al locale e al territorio. Anche se la portata a livello economico non potrà risolvere le esigenze di tutti, però credo che uno strumento di questo tipo potrà essere modificato, migliorato, però purtroppo anche da un certo punto di vista, ma per fortuna che esiste, è necessario, quindi il gruppo consigliere del Ponte voterà favorevolmente. Grazie. Grazie consigliere Sperotto. Consigliere Bonazza, prego. Grazie Presidente. Un breve intervento vorrei proporre al sindaco e ai consiglieri, e anche a coloro che ci ascoltano, tre brevi considerazioni. La prima considerazione parte dai dati ISTAT. Io prima si diceva che la crisi è arrivata, l'abbiamo sentita molto bene. Nel 2007 c'erano circa 3 milioni di residenti in Italia in povertà assoluta. Nel 2013 6 milioni. Siamo arrivati circa un 10% di persone che non ce la fanno. E questa diffusione della povertà, che abbiamo visto in passato, non potrà più ritornare, nel senso non riusciremo mai a tornare indietro. Ci sarà molta fatica adesso, il primo compito della politica, cercare di recuperare quelle fasce che sono state colpite dalla crisi. Inoltre voglio accennare a un documento che ha iniziato a stimolare il dibattito, che qualcuno non vedeva la crisi. E quindi questo dibattito si chiama bilancio della crisi, e nel 2007 fa l'analisi e dice sia Grecia che Italia non avevano strumenti per affrontare la povertà a livello nazionale.
il livello nazionale ha iniziato a sperimentare. Si può pensare a Berlusconi che va introdotto nei principali capoluoghi, 12 capoluoghi d'Italia, no, grossi centri, una carta. Poi questa carta è stata rimodulata, con Monti è stata introdotta in più livelli. E però queste strutture, questi esperimenti comunque sono stati molto inefficaci e non hanno portato a spostare la soglia della povertà. Recentemente, anche sollecitato dall'Alleanza contro la povertà in Italia, che è un'associazione appunto che vede far parte la Caritas, le ACLI, la CISL, la Fondazione Banco Alimentare, Save the Children, diversi professori di università quali la Cattolica di Milano, Modena ed Emilia Romagna, ha spinto il governo a fare una proposta di legge che è già stata disegnata e adesso deve andare in Parlamento e si aspetteranno quindi, dopo che il Parlamento avrà approvato, la nascita anche in Italia del reddito minimo, proprio per andare a incidere su questa fascia più povera. Però rimane quella fascia grigia, come si diceva prima, che non riesce ad accedere al credito nel nostro banco. Parto da un dato di fatto che nessuno ha citato, questo microcredito sconosciuto che dal MAS dice che non funziona. Siamo nel 2006, qualcuno ha preso il microcredito e ha detto: è una cosa importante per il mondo, gli diamo il premio Nobel per la pace. E Muhammad Yunus, cerco di pronunciarlo così come si dice in Bangladesh. Vi racconto l'aneddoto. Siamo nel 1974. Bangladesh fu colpito da una violenta inondazione, a cui seguì una grave carestia, che causò la morte di centinaia di migliaia di persone. Il paese, che periodicamente è devastato da calamità naturali, e presenta una povertà strutturale del 40% della popolazione, che non arriva a soddisfare i bisogni alimentari minimi giornalieri. Lì Yunus decise che le solite regole delle banche non avrebbero funzionato, aveva capito che non avrebbero funzionato. E qui si fondò il microcredito. Il suo primo prestito fu solo di 27 dollari. E lo prestò a un gruppo di donne del villaggio di Iobra, che produceva mobili in bambù. Esse erano costrette a vendere i prodotti del loro lavoro a coloro dei quali avevano preso in prestito le materie prime, ad un prezzo da essi stabilito. Questo riduceva drasticamente il margine di guadagno di queste donne, le condannava di fatto alla povertà. Dall'altra parte, le banche tradizionali non erano e non sono interessate al finanziamento di progetti tanto piccoli, che offrivano basse possibilità di profitto a fronte di rischi elevati. Soprattutto le banche non avevano alcuna intenzione di concedere prestiti a donne, tanto più che non potevano offrire garanzie. Ora c'è una banca che ha erogato più di 5 miliardi di dollari a oltre 5 milioni di richiedenti, questo è Bangladesh. No, adesso è per capire come loro, con un 40% di povertà, hanno provato. Adesso noi abbiamo la nostra sacca di povertà. Abbiamo la nostra sacca di povertà e dobbiamo inciderla. Parto proprio dal fatto, la mia terza considerazione, che il progetto che qui da noi parte ora, per intercettare questo settore che non viene ascoltato dalla banca, è escluso al credito e agli altri servizi finanziari. E questo porterà sicuramente a un ostacolo per ridurre la povertà e lo sviluppo umano. Ricito i dati che diceva prima il consigliere Serotto. Tra l'80 e il 90% della popolazione mondiale è esclusa dall'accesso ai servizi finanziari. Non c'è possibilità di riscatto. In Italia, secondo l'ultima stima della Banca Mondiale, il tasso di esclusione arriva al 25% della popolazione, una delle più elevate dell'Unione Europea. Quindi ancora una volta io ringrazio l'amministrazione perché sta facendo uno sforzo a scoprire e a sanare i veri motivi della povertà.
Da 30 anni il microcredito e la microfinanza stanno operando una rivoluzione nella possibilità di accesso ai servizi finanziari e nell'approccio al rischio bancario, rivelandosi strumenti attraverso cui è possibile ampliare la platea dell'inclusione finanziaria e sociale. Io mi auguro che tutti i partner che sono stati coinvolti riescano a garantire sicurezza nel progetto, perché portano la loro esperienza e importano l'esperienza del MASE e di altre esperienze simili. Quindi ringrazio l'amministrazione e non vediamo l'ora che l'esperienza inizi. Grazie. Grazie consigliere Bonazza. Consigliere De Bortoli, prego. Sì, Presidente, colleghi, io dopo l'intervento del collega Dalmas non avrei voluto parlare, ma io so che il consigliere Bonazza è un ragazzo giovane e ha letto un capitolato che si era tirato giù quasi da internet in qualche modo. Io invece parlo a braccio. Allora, questo progetto potrebbe funzionare veramente se noi fossimo un paese paragonato al Bangladesh. Ma noi siamo l'Italia, non siamo paragonati al Bangladesh. Se ci sono una povertà, cosa che da molti anni non sostenevamo, evidentemente ci sono delle cause. Io non sono così sottile da vedere se la causa era Berlusconi, o Monti, o Letta, o Renzi, perché mi pare anche con Renzi non ci siamo sollevati più di tanto. Siamo all'ordine della più becera comunità europea, che bastona l'Italia continuamente, un fatto è latte, non so, leggete un po' solo non ciò che vi conviene, leggete cosa stanno facendo le nostre imprese, che diventeranno sì imprese che verranno al microcredito, ma che non risolveranno i problemi, perché quello che ha spinto il nostro paese a essere uno dei paesi più industriali del mondo era la libera concorrenza, e che le banche facevano il loro dovere. Oggi noi le banche non fanno il loro dovere, fanno tutt'altro che le banche di credito, ma fanno banche di ricchezza, abbiamo visto anche gli ultimi dividendi, dove si riesce ancora, l'unica cosa che guadagnano in questo paese sono le banche, adesso abbiamo anche i petrolieri che guadagnano, grazie alla copertura governativa. Allora, io non so se ho capito bene, ma la gente che andrà al medio credito, cioè a questo microcredito, è gente che non ha credibilità nelle banche, perché se uno ha credibilità nelle banche, allora, se fallisce vuol dire che gli ha dato via tutto ciò che aveva, dunque rimane senza nulla, e non credo che con 25.000 euro o con 5.000 euro riesca a risolvere molti problemi, a meno che non ci sia un ente che sostituisce poi per il ritorno del credito. Allora posso capire, se c'è una destinazione, come facciamo oggi, 3 miliardi per della povera gente che arriva qua e che riusciamo a mantenerla senza fare nulla, soltanto collegati col proprio mondo con i tablet, e li manteniamo, allora si mettevano 3 miliardi per mantenere le microimprese e i nostri cittadini che sono in difficoltà. E probabilmente avremmo fatto un buon lavoro se avessimo fatto questa operazione. Invece quelli che sono stati qua, che hanno vissuto qua, che hanno costruito qua, che hanno perso tutto ciò che si sono costruiti loro e i loro familiari, oggi li abbandoniamo in libera concorrenza, perché questi mettono la propria casa quando vanno in banca. Vanno in banca e dice: io ho una casa da 80.000 euro, mi dai 20.000 euro di prestito perché io ho l'impresa che non riesco a pagare il collaboratore, e la banca, a fronte di una ipoteca grossa, glieli dà. Invece poi avremo gente che non ha neanche più quella, ma la maggior parte non sono nostri, che avremo un accompagnatore che darà credibilità a questo soggetto, che gli valuterà il suo progetto di ristrutturazione, che lo accompagnerà in banca a dire: questo è sotto la nostra protezione. La nostra protezione, che vuol dire non imprese private, ma 19 imprese pubbliche e una privata che abbiamo nominata dentro. Perché vedremo quando è. La provincia ha portato, come diceva prima il consigliere Damasso, una casetta. Io non so, questo qua è un progetto, a mio avviso, che funzionava, abbiamo paragonato il Bangladesh, un paese libero, democratico, prospero, eccezionale questo qui, e che hanno fatto queste grandi cose che il consigliere Bonanza ha detto. Io avrei preso paesi diversi dove le banche fanno la loro parte, sostengono il
microcredito, ma non il microcredito, sostengono i progetti, li portano fino in fondo e creano ricchezza, non solo per chi li chiede, ma evidentemente poi chi ci lavora dietro. Io non so chi pagherà le spese, perché se questa fondazione dovrà valutare un progetto, dare la consulenza, mettere un accompagnatore, non so se fanno tutto a volontariato, questo non lo so, però non capisco poi chi debba pagarlo questo servizio, questo lo porto avanti, questo chiede 25.000 euro se glieli danno, dopodiché deve rimunerare tutta questa parte ed è un sottotutor, cioè nel senso che dovrà fare ciò che qualcuno gli ha detto come progetto e dunque è una macchinazione che a mio avviso non ha un grande progetto. Io avrei fatto invece una banca di sostegno di queste, nazionale, pubblica, governata da noi e dato direttamente, sì, con gli enti pubblici che stanno a valutare i propri progetti, perché tutta questa compartecipazione che poi alla fine, non ho ancora capito, nel momento in cui uno non renderà i soldi alla banca che ha dato sotto il tutor pubblico, se questo fallisce ancora, chi paga queste spese? Io ancora non ho capito. Se la banca dà a questo soggetto 20.000 euro e se nonostante ci sia la consulenza della fondazione, che ha detto che era un bel progetto, che riusciva bene, questo non riesce a sollevarsi e fallisce. I 20.000 euro alla banca, chi li restituisce? Non ho capito. Questo ancora non ho capito. Può darsi che non lo so, ma non lo so. Allora dico, io non so se queste cose in altre parti hanno funzionato, ma io penso che invece qui una cosa buona era quella che ho detto, dare del credito alle persone che la banca valuta, perché quando uno va in banca non è che la banca dà del credito sulla parola, la banca dice cosa devi fare nella tua impresa, devi comprare un macchinario, devi spostarti di posto, devi fare tante altre cose, allora gli dà il credito. Dunque la banca faceva le sue, come fa quando uno chiede un mutuo? Mi pare che ci fa le radiografie per sapere se poi siamo in grado di istituire quel mutuo. Più delle volte adesso non lo danno neanche più, perché è più remunerato investire con la qualificazione europea in altre cose, ma non si aiuta più la famiglia, l'impresa piccola, si aiutano altre entità industriali. Perché cosa volete? Noi, e per dare una possibilità, magari se entrano altre imprese private su questo giochino che voi presentate. Poi è una cosa che va fuori da qualsiasi controllo del pubblico, tanto ormai abbiamo visto che questo Consiglio Comunale si è sottratto a controlli di tante entità importanti, una di tutte abbiamo anche la fondazione, cioè la fusione della Casa Serena con l'ASP di Umberto I, che è andata fuori dal nostro controllo, io bilancio non l'avete portato, non so se saranno previsti quei 100.000 euro che dovremmo dare, ma vedo che in Casa Serena non si muove nulla, non c'è risparmio energetico, non si è fatto nessun impianto nuovo, anzi abbiamo avuto un fulmine che abbiamo ancora l'ascensore guasto da 10 giorni, da 5-6 giorni, non si capisce il computer, insomma non c'è nulla che si muove su questo, ma va bene così, c'è nel comune impegnato 10 anni, con 1 milione di euro si è sollevato i problemi, si è chiamato fuori, tanto poi quando saranno finiti caricheremo sul solito pubblico, sul solito familiare, tutto quanto ciò che dovremo caricare, abbiamo già visto alcune case di riposo che aumentano le rette e via dicendo, ma ne vedremo, controlleremo anche questo nel prossimo futuro. Io non credo che questo, è talmente così, facendo questo microcredito, che non mi convince. Forse riesce ancora a risolvere i problemi della persona, però anche qui non so se si toglie poi, è quasi che a livello nazionale non vengono rimedi per creare occupazione o per far partire un volano industriale, artigianale, commerciale, che questo paese ha sempre avuto come caratteristica, ed è per quello si era collocato a livelli importanti, che oggi non riesce più a far partire. Allora si creano queste cose dove si sta prosciugando un po' tutto il territorio, perché poi alla fine tutto ciò che non funziona a livello centrale, ma che si vuole vendere come funziona, viene fatto pagare alla popolazione. Questo lo vediamo praticamente quasi ogni giorno. Allora noi ribadiamo ciò che ha detto il consigliere Dalmas e consideriamo che diamo un voto di astensione perché è l'ultimo consiglio comunale, ma penso che il prossimo a venire
si dovrà riprendere in mano e vedere meglio, visto che il documento di fondazione manca di alcune parti molto importanti. Per cui Forza Italia si astiene da questa votazione su questo progetto. Grazie. Grazie consigliere De Porta. Dichiaro chiuso il primo intervento, passiamo al secondo. Nessuno iscritto, dichiaro chiuso il secondo intervento. Passiamo alla dichiarazione di voto. Nessuno iscritto, pertanto passiamo alle votazioni. Comunico di dare avvio alle procedure di votazione. Pongo in votazione la deliberazione avente seguente oggetto. Proposta numero 14/2016, costituzione della fondazione di partecipazione denominata Fondazione per il Microcredito. Dichiaro aperte le operazioni di voto. Dichiaro chiuse le operazioni di voto. L'esito della votazione è seguente. Presenti 32, votanti 31, maggioranza 16, favorevoli 25, contrari nessuno, astenuti 6. La deliberazione è stata approvata. Pongo ora ai voti la sua immediata eseguibilità. Dichiaro aperte le operazioni di voto. Dichiaro chiuse le operazioni di voto. L'esito della votazione è seguente. Presenti 32, votanti 31, maggioranza 21, favorevoli 25, contrari nessuno, astenuti 6. La deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile. Bene, signori, passiamo ora alla deliberazione, alla proposta di deliberazione numero 15/2016, regolamento del Consiglio Comunale, modifiche. Allora, devo presentarla io, ma sarò molto sintetico, anche perché le modificazioni, come avete visto, sono sia aggiunte di due articoli, 38 bis e 66 bis, e poi delle modifiche di alcuni articoli. Allora, non li vado a leggere, salvo che non me lo chiediate, ma insomma dovreste conoscerli. Allora, e l'articolo 20 è stato modificato a misura in cui è stato inserito il comma 5 bis per quanto riguarda l'erogazione del gettone di presenza, che ora è subordinata all'apposizione della doppia firma in entrata ed uscita nel registro presenze, con apposizione del relativo orario avanti alla segreteria presidenza della commissione, si parla di commissione. Poi l'articolo 36 è stato inserito un nuovo comma, per quanto riguarda la durata, non era previsto in nessun articolo che ci fosse una durata, prevista una durata degli interventi, quelli non già regolamentati, la Commissione ha deciso di inserire questa misura di 5 minuti, salvo diversa previsione. Poi c'è la disciplina delle riprese audiovisive, questa non serve che ve la legga perché diciamo che c'è, e lo spirito è questo, c'è libertà di ripresa, l'unico adempimento è quello di comunicare al Presidente a inizio seduta la volontà di riprendere. Il Presidente non lo impedisce, salvo che non ci siano particolari motivi e salvo che non vada a disturbare il regolare svolgimento dei lavori o che non sia una seduta a porte chiuse, ma questo è ovvio. Per quanto riguarda poi la durata degli interventi, l'articolo 46, e abbiamo modificato, però lo seguivamo perché era un'indicazione della Commissione Capigruppo, la possibilità per chi presenta le mozioni e le va ad illustrare di utilizzare 15 minuti sia come illustrazione, come intervento e come conclusioni. L'avevamo già utilizzato. Interrogazione e risposta immediata. Questo è con l'articolo 66 bis, è frutto di una richiesta presentata dal consigliere Dalmas con mozione. Ed è un articolo che, diciamo, incide sullo svolgimento dei lavori e anche sugli oggetti di deliberazione, ed è data la possibilità ai consiglieri di presentare delle interrogazioni che poi avranno risposta immediata nel successivo Consiglio Comunale. Il limite di presentazione è il momento nel quale si iniziano i lavori della Commissione Capigruppo. Tenete conto che la Commissione Capigruppo noi le facciamo il martedì pomeriggio. Pertanto già per il Consiglio del lunedì successivo queste interrogazioni e risposta immediata avranno risposta. Diciamo che il requisito è che devono riguardare argomenti di rilevante interesse e aventi il carattere di urgenza ed attualità.
e decide il Presidente dei sindacati ambientali se ricorrono questi requisiti. E per quanto riguarda le risposte, sono date all'amministrazione, però devono rispettare un tempo ben limitato, nel senso che la risposta non può superare i 3 minuti e la replica i 2 minuti. E viene dedicato, normalmente, vengono dedicati i primi 15 minuti di inizio dei lavori, in modo tale da poter dare delle risposte immediate su fatti di attualità e di interesse. E l'ultima modifica, l'articolo 68, è stato, diciamo, modificato, ma precisato, meglio nel punto in cui viene definita la mozione, dove veniva indicata come una mozione intesa a promuovere una deliberazione, ora invece abbiamo modificato con una mozione intesa a promuovere una decisione da parte del Consiglio. Nonché il secondo comma, dove l'articolo recitava in questo senso, ovvero una proposta tendente a provocare un giudizio sulla condotta, sull'azione del sindaco, della giunta o un voto circa i criteri, qui invece abbiamo inserito al posto del voto, abbiamo inserito un indirizzo che ci sembrava più consono. Bene, questo è quello che dovremmo deliberare. Chiedo se qualcuno ha delle richieste di chiarimenti. No, pertanto apro la discussione, nessuno iscritto, primo, secondo intervento, dichiarazioni di voto nulla, possiamo andare direttamente alle votazioni. Bene. Ma voglio pensare che sì. Mi spiace. Vabbè. Vabbè, non rimarrà. Vabbè. Comunico di dare avvio alle procedure di votazione. Pongo in votazione che succede, scusate? Pongo in votazione la deliberazione avente il seguente oggetto. Proposta numero 15/2016, regolamento del Consiglio Comunale, modifiche. Dichiaro aperte le operazioni di voto. Dichiaro chiuse le operazioni di voto. L'esito della votazione è il seguente. Scusate. Presenti 33, votanti 33, maggioranza 21, favorevoli 33, contro nessuno, astenuti nessuno, la deliberazione è stata approvata. Comunico e pongo ora i voti, la sua immediata eseguibilità. Dichiaro aperte le operazioni di voto. Dichiaro chiuse le operazioni di voto, l'esito della votazione è seguente. Presenti 33, votanti 33, maggioranza 21, favorevoli 33, contrari nessuno, astenuti nessuno, l'atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile. Allora, scusate, signori consiglieri, sono le 22:16. Consigliere De Borto. Allora, ci sono all'ordine del giorno, allora una mozione, la mozione Pedicini è ovviamente superata perché abbiamo modificato il regolamento, la mozione numero 9 di Giannelli è stata ritirata, questa sera mi ha detto di dirlo, rimangono pertanto 3 mozioni, se siete disponibili possiamo affrontarle, ovviamente con i tempi, anzi scusate, ne affronteremo solamente una perché Giannelli non c'è e credo che sia lui proponente. Perciò rimarrebbe l'ultima mozione, chiedo al Consiglio. L'ultima mozione presentata da Daniello Del Ben Pietro Polli Cardin. Non c'è Daniello. Possiamo chiudere. Allora, per mercoledì il Consiglio ovviamente una seduta non si terrà. Prego, consigliere. Piccin. Date la parola alla consigliera Piccin. Grazie Presidente. In riferimento alla mozione che era rimasta all'ordine del giorno avente prima firmataria Daniello e che non verrà discussa questa sera perché mi pare che il Consiglio non sia disponibile o comunque non c'è la prima firmataria, non c'è e quindi non credo venga discussa per questo motivo, io e la collega Peresson comunichiamo di ritirare la firma da quella mozione perché avremmo voluto e io avevo predisposto un emendamento integralmente sostitutivo
che sarebbe andato a, come dire, trattare in modo più largo il problema dell'immagine della donna, ma in senso, come dire, lato e non solo nella pubblicità. E quindi per questo motivo, considerando la mozione limitata rispetto a quelle che erano le nostre volontà, ritiriamo la firma dal documento e lo dico perché rimanga agli atti, pur conoscendo ed essendo consapevole del fatto che a questo punto non ha più alcun significato, però ci tenevo. Va bene, con questo grazie. Ringrazio anche per il lavoro fatto. Grazie. Quindi credi di fare durante il consiglio o fuori in chiusura? Bene, allora scusate, c'è il signor sindaco che deve fare una dichiarazione in chiusura. Consigliere De Bortoli, non le regalo il libro, ma almeno due parole le vorrei dire. Bene, credo che sia il caso di alzarsi in piedi da parte mia, anche per esprimere e sottolineare il rispetto che ho sempre avuto per il Consiglio. Allora, ho una lunga lista, ma al solito sarò brevissimo, quindi non preoccupatevi. E non entro certo nella solita discussione cosa abbiamo fatto, non abbiamo fatto. Prima di finire questo, di entrare nel cosiddetti 45 giorni, per intenderci, è chiaro che faremo un passaggio con la stampa, pubblicheremo un po' di cose, ma no, non credo che sia questo il momento per dire come ci siamo comportati. Ognuno di noi qui dentro ha un'idea, io non sono certo capace di farvela cambiare questa sera. Diciamo che noi abbiamo, sicuramente siamo stati in questa altalena, e il nostro comportamento è stato almeno in questa altalena tra il medio-lungo termine, dal punto di vista delle cose che abbiamo cercato di descrivere, di disegnare, e il fatto, con le contingenze avute, di reggere sulla qualità dei servizi di questa città, che a mio avviso abbiamo mantenuto con grande decenza. Uno dei temi più significativi è stato quello, secondo me, nelle nostre discussioni, perché è ritornato molto spesso e sono sicuro sarà un tema di questa campagna elettorale, non solo di questa, sia ben chiaro, è quella della partecipazione alla vita politica. Secondo me in questi 5 anni noi abbiamo avuto una significativa involuzione di partecipazione, e ogni volta che entro qui dentro vi confesso che guardando, no, lo spazio e ricordando che nella elezione del 2011 noi abbiamo avuto un assenteismo del 32%, che una figata pazzesca ci sembra, e in realtà 32% vuol dire che adesso, se noi creassimo le giuste ridistribuzioni dei posti, ci manca un terzo. Allora, io mi aspetto che queste elezioni, sicuramente proprio per la carica di cambiamento locale e nazionale, porteranno a un cambio di mix, lo do per scontato. Sarà interessante capire come sarà questo mix, perché io personalmente non colgo nell'inizio di questa campagna elettorale, diciamo, dei sintomi di reale novità e di reale cambiamento come credo la nostra città sta esigendo. Ma esigendo non perché ce la passiamo così male, perché siamo consci che adesso, proprio perché il coinvolgimento in generale non è stato così alto, o non riusciamo soprattutto a far partecipare di più le persone più giovani e le donne, qui c'è qualche cosa, no? C'è una formula magica, che magica, neanche tanto magica, una formula pratica che bisognerà tirare fuori dal cilindro. Quindi quello che io mi auguro non è un mio bilancio, in realtà io spero che questi 5 anni, credo che abbiamo dato come giunta, e spero io in particolare, esempi di, diciamo, politica piuttosto laica, non particolarmente settaria. Ecco, io mi auguro che la continuazione di questo tipo di stile
nei prossimi anni, soprattutto in questa città, città allargata, non allargata, spero allargata, io la spero allargata, continui a svolgersi esattamente su questi binari, perché ne abbiamo un gran bisogno, altrimenti il recupero della credibilità per noi in genere sarà difficile, quindi sarà difficile anche un governo che veda in modo convinto la partecipazione della nostra città. Dunque, io volevo fare solamente una brevissima lista delle entità più significative con cui noi abbiamo, sicuramente dimentico qualcuno che si incazzerà, ma non importa. Allora, le categorie, parlo dell'Unione Industriale, gli artigiani, la Confcommercio, la Camera di Commercio, eccetera. Io ho solo, abbiamo avuto rapporti a volte eccellenti, a volte particolarmente ruvidi, ma insomma, nell'ambito della gestione, credo, corretta, insomma, delle posizioni reciproche, io un augurio veramente da cittadino, non da sindaco, è che come nella politica, che ci piaccia o no, c'è un turnover delle persone, perché le cariche dopo un po' finiscono, ci sia anche in questi organi rappresentativi. Ce n'è un grandissimo bisogno. La regione con noi, io credo che, cerco di cambiare la prospettiva in questo senso. Noi con la regione dobbiamo avere una convinzione di posizionamento che, per motivi che non capisco, molto spesso non abbiamo. Ma questo, perdonatemi, siccome io ho avuto il piacere di lavorare con la giunta precedente, con la giunta attuale, mi sembra che questo sia il filo conduttore del nostro comportamento. Mettiamocelo in testa, noi nel momento in cui trovassimo su temi specifici una unità trasversale, diventeremmo la vera potenza e fulcro di questa regione. Se non riusciamo, io non entro nei meriti di ideologie, per carità di Dio, è chiaro che abbiamo dei fondamenti diversi, ma se su alcuni temi non riusciamo a fare uno sforzo di superamento di queste convinzioni, a volte, scusate, pretestuose, è chiaro che il nostro ruolo, che ci spetta, che abbiamo perché abbiamo una delle situazioni, dal punto di vista, se andate in giro anche per la nostra regione, migliore della nostra regione, noi questo peso in temi che per noi sono evidenti che devono essere dati alla nostra città, parlo della parte industriale, parlo della parte culturale, sono due esempi, ma per non esagerare nell'essere bravi, ma insomma queste due cose secondo me ci dovrebbero essere riconosciute per definizione, ma lo dobbiamo fare con la convinzione veramente, la parte ambientale per esempio, ma insomma alla fine secondo me se non riusciamo ogni tanto a superare diciamo le barriere preconcette avremo delle difficoltà a raggiungere il posizionamento che ci aspetta. La provincia, cosa dice la provincia? Sì, la voglio sottolineare perché a parte è chiaro che adesso ci sono da un anno e mezzo, sarebbe una indicazione di schizofrenia, insomma, ma io dico che i rapporti che noi abbiamo avuto in questi 5 anni anche con la provincia precedente, da un punto di vista come confronto tra due amministrazioni si è sempre svolto con delle caratteristiche di fattività che in effetti poi credo che si sia visto dal punto di vista pratico delle ricadute. Sulle scuole, noi almeno io ritengo di aver avuto una vicinanza con le scuole che noi seguiamo anche per una passione personale. Non basta mai, né basterà mai. Secondo me, a fronte delle dichiarazioni che sono fatte a livello nazionale, la traduzione di quello che viene detto a livello nazionale, a livello locale, ha un gap che deve essere chiarito. Io non capisco se siamo noi non capaci di colmare questi gap, oppure se alla fine l'attuazione di quello che ci viene dato come eventuale vantaggio di attuazione non sia così evidente, non sia così portata in mano per noi.
Sono convinto che comunque le nostre scuole, dal punto di vista dei risultati, di chi ci lavora all'interno, insegnanti e non insegnanti, per la passione che poi ci coinvolge come comunità, siano assolutamente, non a livello regionale, ma a livello sicuramente nazionale. Voi sapete benissimo che i risultati invalsi, o quelle statistiche che vengono fatte, PISA, eccetera, delle nostre scuole, determinano il risultato di tutta la regione dal punto di vista dello spostamento in alto. Il rapporto con il Tribunale. Parliamoci chiaro. Noi come città ci facciamo carico di un affetto, di una vicinanza, anche da un punto di vista pratico, che va ben al di là di quelle che sono i nostri compiti di città. Poi c'è il dovere di città, poi lo facciamo, è certo. Come si fa altrimenti? Come farebbe un tribunale come il nostro, che è diventato così importante, ma che ancora una volta mi sembra essere deficitario rispetto ad altri tribunali che sono entrati dentro nella trasformazione della giustizia? Come fa un nostro tribunale altrimenti a funzionare? Quindi è stata una vicinanza civica, perché altrimenti qualche cosa si sarebbe sicuramente inceppato. Le istituzioni in generale, quindi prefettura, le forze dell'ordine, io ritengo che soprattutto l'ultimo periodo che ci ha visto tutti così fortemente sollecitato dal fronte dei profughi abbia fatto sì che si sia consolidato un rapporto tra l'amministrazione comunale di Pordenone, che a volte anche qui è andata ben al di là di quello che è il suo mandato, con queste persone poi, oltre che istituzioni, che hanno lavorato con una grande determinazione, anche a volte sopperendo a carenze di direzioni e di indirizzi, ha fatto sì che alla fine temi così delicati siano stati gestiti in modo egregio, non solo nella nostra città, ma nella nostra provincia. I sindacati. Con i sindacati, anche qui abbiamo avuto fronti diversi, no? di confronto interni, quando abbiamo preso decisioni importanti come la casa di riposo, ma in generale su altri fronti, no? Quello del lavoro, nelle crisi, Electrolux, non Electrolux. Io mi auguro sempre che il ruolo del sindacato, che è fondamentale, subisca anche quello un cambiamento che poi, voi sapete, fa parte della discussione anche all'interno dei sindacati stessi. Sulla sanità, cosa ci diciamo? Qui adesso dovrei dire l'ospedale, ma l'ha già detto Dalmas, quindi non lo dico. La verità è che, la verità, adesso scherzi a parte, battute a parte, è evidente che è un momento di cambiamento, ma era possibile evitarlo questo cambiamento? Io più, diciamo, partecipo dopo questi 5 anni a discussione sulla sanità e sul sociale, perché ogni tanto ci dimentichiamo dell'appendice, che non è un appendice, secondo me ed è un sintomo il fatto che questo sia un elemento così, ancora una volta così presente e così sentito nella campagna elettorale, questo cambiamento è necessario e indispensabile. Adesso governarlo bene per far sì che noi non si sia penalizzati, credo che faccia parte di quella capacità di mettersi insieme a cui io alludevo prima. Le associazioni in generale, sportive, culturali, noi ne abbiamo così tante, io credo che, questo lo dico davvero come merito o demerito personale, sono stati anni in cui, visto che noi, diciamo, dal punto di vista delle risorse abbiamo avuto, siamo passati come spesa corrente, abbiamo 17 milioni in meno di quando siamo partiti, eccetera, eccetera. Mi sono confrontato molto spesso con le associazioni, il volontariato in generale in modo diretto, perché quello che secondo me abbiamo cercato di veicolare nelle varie funzioni è che anche il volontariato, se vuole sopravvivere, perché c'è un problema anche lì di turnover e di età, basta vedere all'interno delle varie associazioni la situazione, deve per forza trovare dei meccanismi e delle capacità di coinvolgimento della gente, delle persone più giovani, diversi. Traduco,
Se una volta il volontariato veniva alimentato da persone che avevano un orario fisso ed uscivano dai loro posti di lavoro alle 5, dopo un intervallo di mezzogiorno di un'ora, vi sfido a trovare persone che sono sotto i 30 anni che oggi abbiano questo privilegio. Vi sfido a trovarle. Quindi c'è qualcosa che è cambiato. Cioè questa gente che normalmente, che sia laureato a Harvard o che sia o lavori in GEA, prende 900 euro, li facciamo anche lavorare molto molto di più. E sarà difficile che riescano a trovare il tempo per il volontariato. Ve lo dico molto cinicamente. Termino. La Giunta. Beh, abbiamo fatto un viaggio intenso, scazzature, c'è di tutto. Ma insomma, voglio dire, se alla fine si attraversa un periodo complicato, è evidente che i rapporti, a volte dal punto di vista del tema, subiscono dei confronti seri. Dal punto di vista, credo, delle relazioni, abbiamo sempre mantenuto delle relazioni particolarmente franche, amichevoli, e di questo veramente vi ringrazio. Il Presidente del Consiglio, che subiva a volte le mie, ma questo fa parte delle regole del gioco, no? E finisci, e chiudi, e fai votare. Ma insomma, io credo che sia stato un esempio di correttezza che ricorderemo a lungo, con la sua capacità, anche in momenti difficili, insomma, di trovare la sintonia con l'Aula. Il Segretario Generale, adesso io ne ho avuti due, ma io ringrazio questo. L'altro l'avevo già ringraziato quando è andato via, intendo dire. Lo ringrazio perché è arrivato in un momento piuttosto complicato di cambio dell'ente, di regole. Lo so che queste cose fuori non si apprezzano, sembrano sempre le solite cose dovute alla burocrazia, ma in realtà sono stati cambiamenti per quella specie di leggerezza con cui a volte alcune normative vengono cambiate, che ha avuto all'interno della struttura effetti a volte molto molto pesanti sulle persone, proprio sulla capacità delle persone poi di reagire e di adattarsi a questi cambiamenti. Quindi lo ringrazio perché la sua passione e i suoi orari soprattutto sono il modo migliore di capire quale sia il suo impegno e il suo attaccamento al comune, e non solo, ogni tanto anche all'UTI, ma insomma questo non lo dico. La struttura in generale è stata anche qui, abbiamo avuto dei confronti abbastanza aspri. Io sono un efficientista, lo sanno tutti, insomma, sono venuto qua manager informatico, peggiorativo. Penso che oggi la pubblica amministrazione soffra della incapacità della politica di capire come deve essere trasformata, questa è la verità, perché le persone che ci lavorano dentro e la passione che ci mettono, non solo nella pubblica amministrazione comunale ma in genere, alla fine sono il modo migliore, e credo che tutti qua lo possiamo testimoniare, di capire qual è l'impegno diretto di queste persone. L'impegno diretto che, ed è questo veramente una punta di rammarico che ho, non sono riuscito nel modo più assoluto a incidere a livello regionale nella discussione di come ogni tanto premiare il merito, merito vero su obiettivi raggiunti. Invece non si riesce ancora a entrare in questo cambiamento che sarebbe secondo me proprio gratificante, soprattutto per le persone che danno tantissimo agli enti in cui lavorano. Termino con due cose. Uno, ringraziando quel signore lì, di cui non conosco il nome ma poi lo recupero. Allora, voi capite che per uno come me, che quando andava in giro per il mondo aveva sempre capi tedeschi o svedesi, questi maledetti, o inglesi, eccetera, che ovviamente ti aspettavano perché tu non fossi puntuale. Ti aspettavano per verificare che tu non eri puntuale. E io li fregavo sempre, ve lo dico chiaro. Li fregavo sempre, solo che ho anche realizzato, visto che poi loro erano in ritardo, e quindi mi permettevo di dire che non ci sono i tedeschi di una volta,
sì, sono un mezzo crook, molto pericoloso per loro. Allora, la verità è che i puntuali, lo sapete, c'è quello slogan che dice che la loro vita è una lunga fila di attese. Allora, i puntuali qui dentro siamo stati, quel signore lì, questo signore qua, il segretario ed io. E la cosa poi medie varie. Io vi dico sinceramente, a volte sono veramente rimasto sconcertato della mancanza, devo dire che anche qualcuno da quella parte è puntuale, ma dalla mancanza di puntualità, perché non è una questione di rispetto verso di me, permettetemi, credo che sia inessenziale, è una questione di rispetto verso la città. Noi siamo qui rappresentando la città, quindi secondo me, ho capito il quarto d'ora accademico, per carità di Dio, siamo umani, però a volte si è andati ben oltre a questo limite. Lo dico a tutti, urbi e torbi. Volevo infine terminare con questa lista di top 10 durante i nostri consigli comunali. Allora, al primo posto io mi sono permesso di mettere l'ospedale in comina. Grazie. Il secondo, ma tallonato, è Via del Bellunello. Via del Bellunello. Poi un termine che ci siamo fatti nostri, perché lo riteniamo indicativo della giunta e dell'amministrazione, è tetragoni. Grazie. Momento. Ah sì, poi c'è una frase iterata spesso, però non posso proprio attribuirla a uno solo, li manteniamo. Cercate di capire voi chi. Aggiungo infine schifezza, un altro top ten sempre suo, e infine da parte di uno che ha un'anima veramente militare, soldatini. E questa gliela dedico perché voglio capire che mi dimostri che lui non lo è. Grazie e in bocca al lupo alla città a tutti voi. Scusate. Prima di chiudere i lavori, scusate, devo ringraziare la segreteria per il lavoro svolto, perché è stato merito della segreteria se siamo riusciti a portare a compimento tutte le nostre... Voglio ringraziare anche i rappresentanti della forza pubblica che sono sempre stati presenti, per fortuna senza dover intervenire. E poi signori, ringraziamo noi stessi, diciamoci bravi perché siamo stati bravi. Grazie e arrivederci.